Vergini incinte, bidio. Cristo non perdone. Eh. dei piedi, zoofilia e onanismo. Solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. Prego, prego, accomodatevi. Tra poco iniziamo. Mi raccomando, intingete nell'acqua santiera all'entrata. Emanfred, Mazzacani, Frank, Charles, Larry, Spark, Autun, Dragon, Mario, Antonio, Shad, Laura, DM Andrea, buonasera attraverso lo specchio Zaris, Antonio, Robbe, la nostra Lara, buonasera Pepo, buonasera Stefano, buonasera Serena, nostra Vale, buonasera Duso. Anche a Charles Roberto Mauro! Serpenti, italiano, maschere demonia, che catene! Buonasera Bob! vabbè bon Qua, eccoci qua. Buona domenica pomeriggio a tutti. Ben arrivati in sagrestia. Vediamo di farmi ridere. Buonasera, uomo sul Ok, sono appena arrivato dopo una live di Osa Sapere. Sono incazzato nero. Eh, immagino immagino, ho visto il titolo, ho visto il titolo Ma il santo di oggi Imperati si chiama tibi, Vinicio o Vicinio? Nanna! Grazie del follow. Allora, questa mattina alle 10 e mezza, come ogni domenica, è uscito un video sul mio canale YouTube. Uh, vedi che l'orda fuori di casa c'è un'altra Orda fuori casa. Basta, basta. Se non facciamo altro che uccidere Orde. Allora, il video che è uscito questa mattina alle 10.30 su San Vicinio. Eh, il fatto è che io ho registrato tutto il video dicendo San no Vinicio, video, no tutto, vi piace, tutto il video. Poi me bello, ne sono eh. accorto e ho iniziato a fare piccole frasi di correzioni. Solo che me ne è sfuggita una in cui lo chiamo San Vicinio, Vinicio. Ma è San Vicinio, quello del collare antidiavolo. Vi ricordate? Abbiamo visto un video in live qualche tempo fa. Grande lara che mi spamma il video. Datelo a vedere se non l'avete visto. È uscito questa mattina. Si dice Sarsina, non Sarsina. Beh, mazzo tanto che cade il cazzo, no. <ride> eh, ah no, non c'è un'altra urda fuori casa. Meno male. Meno male. Ho comprato oggi Project Zomboid, se mi infogno è colpa tua, ragazzi quel gioco infogna, facciamo questa piccola digressione veloce su Project Zomboid, è l'unico gioco che mi ha regalato eh, le sensazioni di un vero survival e le atmosfere tipiche della prima, delle prime stagioni di The Walking Dead in cui era importante sopravvivere, in cui eh, il, il, poi il vero nemico, sì erano gli zombie ma più che altro le persone che non sapevi di chi ti potevi fidare, quel gioco tutto quello che cerchi da un gioco si di sopravvivenza E che effettivamente manca nei giochi di sopravvivenza Tipo il collare antizecca, esatto Sarcina E eh vabbè, ho capito, si chiama... Si chiama. Arrivo via a morire tu Esatto, esatto Arriverà la l'ara e ci distruggeranno la base Allora, scusatemi un secondo perché ho il cavetto dello schermo che Funziona male Devo un attimo... Non vedo un cazzo, eh Però mi allora, Un attimo Ecco qua, fatto, fatto perché io le orde ve le porto dentro casa, Ci cioè, manca gente che ci porta le orde dentro casa, già succede eh, Quindi devo sbrigarmi ad andare sul PCA ah, o okay, che sai col cellulare Buonasera Elect, arrivo da una live impegnativa del prete A, eh lo so, lo so, penso che sia stata tosta oggi la live di Ate YouTube. Anzi del nostro Faber Alessimo, grazie del follow, benvenuto in parrocchia Scusate, ma il contatto c'è mercoledì? Esatto, eh Manfred, mercoledì nella live dei complotti, alle 21, avremo, eh, intervisteremo, avremo ospite un contattista, una persona che ha avuto un contatto con entità extraterrestri. E sarà interessante, parlare. là. del collare di San Vicinio, eccolo qua, abbiamo anche un video. Eh, di cosa si parla oggi, padre? Oggi parleremo, visto che nel video che è uscito questa mattina abbiamo un po' ripreso l'argomento perché San Vicinio era anche un esorcista. Eh, e niente, alla fin dei conti, cioè, sì, lo sai che eh, sì, vi ho preparato anche un video di Serenca anche per oggi per farvi contenti. E si parlava del diavolo, che fondamentalmente è il personaggio più scarso di tutto il roster del cristianesimo. Uno, uno grande! Che abbiamo Valentina Reale che regala un bel battesimo a Streamhouse E arriviamo a 168 battesimi su 200. Se per febbraio volete la maratona, la maratona che si terrà domenica 6 febbraio dalle 13. Dalle 13 alle 19, estendibile fino alle 22. Vedremo se, se la volete, bisogna raggiungere i 200 battesi. Adesso è come crilli di Draco pure, esattamente. Eh, Mauro buonasera, Mauro. Buonasera, eh, vi ho preparato anche un video di Serenca oggi. Grazie. Inizia a preparare olio profumato e tovaglioli di carta. Buoni per la live di mercoledì. Allora, noi in realtà eh, di solito iniziamo le live, se c'è qualcuno di nuovi, con un riassunto della live pre precedente, che è un video che io realizzo appositamente eh, da vedere la domenica in, in live, che riassume un po' quello che è successo eh, domenica scorsa. Non ho un, uh, un riassunto inedito della live precedente per oggi, però, eh, perché non, non mi veniva. L'argomento della live precedente era Gesù è un alieno. Il fatto è che io ho già realizzato un video che spiega questa, questa narrativa e secondo me non andava aggiunto altro. E quindi io, come riassunto della live precedente, semplicemente vi farò vedere il video della. risparmio! Uh... Ma come sempre risparmio? Rifaccio sempre. Però questo secondo me meritava, meritava. Eh, verremo a fare una live in più a settimana dedicata solo a lei addirittura, addirittura. Desmo allora allora sapete però una cosa eh, te, lo, te lo guardi un attimo prima tu perché non l'ho visto prima non mi ricordo non l'hai nemmeno visto prima grande lomo surreale non che non regala non il non battesimo non ah. non non a stellissima appena arrivata in chat si becca anche un battesimo si chiama La resurrezione di Pasqua Non mi ricordo se dico cose eh, Che non piacciono a Twitch Ma quali sono le cose che non piacciono a Twitch? Eh lo sai quali sono le parole che non piacciono a Twitch Quelle due basta. Eh sono quelle due Non credo, non le hai mai dette nessuno No più. no, ogni tanto me scappano Almeno una me scappa per prendere in giro l'omofobia dei credenti Solo che su Twitch non si può fare E siccome non ricordo eh, Quello che dico precisamente in quel video Non vorrei eh, capace che sì, padre. Buongiorno. Resur la resurrezione di Pasqua. Anche Grezzo 2 non piace. Attrice. Cioè, immagino, immagino. Immagino che ci siano delle cose. Ma poi il pelo del naso ha più tolto, eh, padre. padre no, sì, è sì. complicato così. Eh, chiudi la live. Cioè, muta la live e vedi eh, cioè, stai comunque de qua. Eh vabbè, lo senti. Buonasera Zig. Tra l'altro stavo notando che anche con questa telecamera si vede che mi stanno nascendo dei capelli biondi qui sulle basette. Sto diventando biondo. Ma Valeria non vede. Ma poi le, sì, questo l'avevo letto. Lo sta facendo crescere per poi regalarlo una prossima riffa, ovviamente. Allora, eh, sono in ritardo con la riffa, con i premi della riffa di. Eh, era la riffa di, di, di. No, di dicembre? La, sono in ritardo con uh, i premi della riffa di dicembre. Ma la uh, prossima settimana li spedisco. Si chiama Barba Bastarda, veramente Buonasera, Faber! Ben arrivata. Anch'io non sono più biondo scuro, sto diventando un biondo platino, certo. <ride> Sembrano biondi, ma poi scolorano di più. No, non sono biondo, sto diventando sto sfumando verso il biondo perché io sfumo. In realtà eh, ho i capelli scuri, poi sfumo verso il rosso e quindi sto diventando biondo. Questo è il connubio che sta succedendo. Ancora aspetto la maglietta, esatto. Ma no, no, quelli della rifa di gennaio sono, sono in, in ritardo per problemi logistici. I problemi logistici so che non c'ho i soldi per spedire. <ride> Mo' eh, a febbraio, si spera che mi arrivi lo stipendio. Quando mi arriva lo stipendio, quel poco che mi arriva, riuscirò a spedirvi le magliette. E niente, succede quando non prendi le medicine regolarmente, cominci a scordare tutto. Ma oggi, peraltro, del 54%, in realtà è rosso malpelo, tornato per vendicarsi. Sono bianchi padre. non biondi. Sono biondi, sono biondi. Buonasera, Elions, buonasera. Allora, per la live di oggi abbiamo preparato un po' di video davvero interessanti che riguardano sempre il diavolo, il lodimonio e abbiamo diversi me metodi per sconfiggerlo. Non che gente che ci spiega che effettivamente il diavolo esiste. Oggi è da farci riprendere l'umore dopo la live sulla pedofilia clericale in bocca al lupo, Sosa, eh, so, sa, me l'hanno detto, me l'hanno detto e capisco, posso capire. Eh, intanto vediamo se eh, Vale ci dà l'ok okay sul video. Ma stiamo aspettando dalla regia. Eh, la, la regia della censura. Che, se, il comitato di censura. Stiamo aspettando che ci dà l'ok okay se il video è trasmettibile. Grazie, Ginco Gilco. Grazie per il battesimo. Perdona, numeretto eh. della rifa Gilco. Tra il castano e il bianco, sì esatto, siamo lì insomma Anch'io anni fa ero felice della mia barba che si stava schiarendo Invece sono stati i primi a diventare... sono bianchi Sono biondi, guarda il video, non pensai ai miei capelli L'ho visto Va bene Non mi pare Ok, che... no vabbè, tanto so quelle le parole che non... Allora ragazzi, andiamoci a vedere il video della live precedente Che in realtà è un... Siccome abbiamo parlato di Gesù ed alieni Questo è un video che è uscito sul mio canale YouTube qualche tempo fa Che secondo me spiega perfettamente... Io vedo tanto senso. La male. cosa, la cosa, la cosa del Dio e degli alieni. Andiamo di qua. Il video è questo. E anche voi, franci Nemmeno io vado dal barbiere, eh. Senti, comunque, eh, lasciate. Avete fatto una figura con qua storia di giocare messa a San Pietro a porte chiuse? Ma io detto, te avevo detto testa Saboni che bisogna staccarmi, non ostentare. Cioè, ma a Molte si è messo pure a fare chiamate in diretta su Arai. Ma la prossima mossa qual è? Vi Mettete a sventolare la sindore che tanto ormai lo sanno tutti che è un farso. Ah! Ha ah, fatto ostensione del lenzuolo domani. Vabbè, ma allora io che parlo a fare, Francesco? No, ma che Gesù, tu devi parlare con me! No, non tuo passo! Eh. Asci tua! Le ciabatte, te l'ho detto pure altra settimana! Ma ti ho regalato i sandali a Natale! Ma di no? Ma che cazzo sei, un ninja? Non mi piacciono le ciabatte, passa l'aria dal buco sui piedi! Quando cammino fanno... <ride> Gesù Ninja scorreggiore! No, no, vabbè, scusa, Papa. scusa! Sì, Frances... Eh, Gesù, sì, l'ho crociato adesso! <ride> ecco, ma ha fatto offendere! Eh, sta offeso, sta lì, sta anchiodato! <ride> Senti, te, te devo salutare, dai, se sentimo dopo, mi raccomando, non fa cazzate, eh, aspetta la scienza, dai, dai, ciao, Francesco. Ciao, 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 ciao. Allora, bello di papà, che mi devi dire? Dai, no, ti volevo dire che, che vado sulla terra a Pasqua per la resurrezione. Tu vai, ma c'è il blocco, non ci puoi andare. No. Ma poi sull'autocertificazione che c'è, scrivi, comprovate esigenze lavorative, ma non sei credibile, in tutti i sensi, poi, però, questo è un altro. Ma loro hanno bisogno di me! Ascolta. Giù, non ci hanno bisogno né di te né di me. Anzi, magari ci hanno bisogno di staccarsi un po' dalle fantasie partorite dai pecoriari ignoranti migliaia d'anni fa. Direi che è il momento che cominciano a crescere, che si evolvano a livello culturale. Va bene, un bambino che crede a Babbo Natale è normale, ma un adulto Un adulto che crede a Babbo Natale è solo stupido, Gesù. E noi! Se loro smettono di credere, noi che fine faremo? Tranquillo, te faccio vedere. Vedi? Ogni epoca i loro dei Te puoi liberare di tutto, ma non delle stronzate, ti rimangono addosso, ti sappiccicano, resta la puzza! Ha voglia di a quante epoche che devono passare ancora? Ma sono verde! Abitateci, anzi io non devo andare perché la scorsa settimana mi hanno fatto la multa che ho lasciato l'ufo in doppia fila! Ma la Pasqua, la, la, la risurrezione, E' questa la risurrezione di Gesù. Gli dèi sono immortali semplicemente perché si evolvono insieme alle credenze dell'uomo. Quanto è saggio, papà! E metti dei ciabatte! No, le ciabatte non mi piacciono, fanno le puzzette! Questo era il video che spiegava Gesù e gli alieni, la trasformazione delle divinità in quelle che oggi eh, parlano di antichi astronauti, primo contatto e roba del genere. Dio Gesù, ovvero di unità che se esistono, non fanno un cazzo tutto il giorno. Esatto. Gesù, abitante di Namek, <ride> Dio rettiliano questo è un video del mio canale youtube di forse l'altro anno, non mi ricordo, non mi ricordo 2020, più 2020, 2020, due anni fa lockdown, lockdown, ah è eh. vero, i primi lockdown, perché era, si parlava lockdown, appunto della, me della messa a San Pietro del Papa Dio si adatta, però verde sei più bello, pare Salvini, perché Salvini è verde? Dio, eh, Buonasera, Zand. Buonasera. Allora, allora, per la puntata di oggi abbiamo un po' di robetta interessante. Fatemi aprire la finestra. La finestra sul disagio, eccola qui. Però, prima di iniziare con la puntata di Bade Retro, che sono lunghette, hanno bisogno di, di più tempo, iniziamo con video più corti. Però sappiamo una cosa fondamentale: che chi sta dalla parte del diavolo non va in paradiso. E quindi iniziamo con questo breve video del vostro personaggio preferito, che ci dice chi merita il paradiso. E questa è una cosa fondamentale, insomma dobbiamo iniziare con Re. no non iniziamo con Re, iniziamo con lui che è ancora peggio. Eccoci di nuovo con il nostro catechismo della dottrina cristiana di San Pio X, la volta scorsa abbiamo visto che cos'è il paradiso, una cosa meravigliosa, è Dio stesso che ci dona tutto. Grazie per il Santo Beat Chaos! Tra l'infinitudine della sua bellezza no, e amore. E la domanda di quest'oggi è la numero 15 chi merita il paradiso? Oh, Beh, perché il paradiso buono pensione, saperlo, eh? non è dato come una misericordia buonista buttato addosso a tutti quelli che lo vogliono, quelli lo che non lo vogliono, quelli che lo rinnegano, quelli che lo, lo rifiutano. No, 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 no. La risposta è merita il paradiso chi è buono, ossia chi ama e serve fedelmente Dio. Ah, non il prossimo, eh. Chi ama e serve fedelmente Dio, non il prossimo, tu puoi essere pure un pezzo di merda, però devi solo servire. E muore nella sua grazia. Attenzione oh. quindi a certe deviazioni dottrinali misericordiste per cui eh, alla fine tutti si salvano. Non tutti si salvano. I demoni, per esempio, non si salvano. Capito? Non tutti si salvano. Eh. Fate attenzione: basta che servi Dio. Dio. I dannati sono all'inferno e ci rimangono. E soffrono per tutta l'eternità la lontananza da Dio. Non è che possano godere di qualche cosa. Ci sono tutti i mali, lo scopriremo quando leggeremo la domanda sull'inferno. Ma chi merita il paradiso? Merita chi è buono. E chi... Io no, non ci voglio andare in paradiso. Ma infatti, visto quelli che meritano il paradiso, io anche preferisco il ferno. Mia nonna è molto religiosa, ma ha più di 90 anni. Ogni tanto se ne esce con frasi vagamente razziste e fasciste. Però la mia nonnina si merita il paradiso, vero? Può dirsi buono, nessuno è buono. Questo è vero anche, però è vero che la misericordia di Dio ha pazienza, ti cura, come un bravo maestro, come una mamma che vede il suo bambino cadere una, due, tre, cento volte e ogni volta lo rialza, lo riprende per mano e poi all'inizio, piano piano, quando comincia a camminare da solo, lo tiene per mano, poi a un certo punto lo molla, lo molla perché deve camminare con le sue gambe. Deve... Ho capito, ma qui abbiamo una mamma che ci condanna all'inferno, non <ride> mi sembra l'esempio più adatto. Magari cascherà. Si farà del male alle ginocchia, la mamma gli darà un vaccino, gli farà passare la bua, eh? ma con grande pazienza lo educa a diventare grande, ad essere buono, a comportarsi secondo il cuore di Dio. Ma se non diventa buono gli dà fuoco. Questo è... E che cos'è la bontà? Amare e servire fedelmente Dio. Essere buoni vuol dire amare Dio. Perché in Dio poi possiamo anche amare il prossimo. Perché il prossimo, diciamo la verità, non è amabile. Come non è amabile! Ma che cazzo! Il vaccino fa passare la bua, esatto. Secondo me il vero inferno è adorare la luce divina per l'eternità senza morire mai. Ma sì, eh, boh, Il prossimo. Ma il prossimo sti cazzi. Meglio amare Dio, amiamo Dio. Poi amando Dio ami anche il prossimo. Però prima Dio, perché il prossimo, diciamo la verità. Dai, il prossimo. Fa, prossimo fa un po' schifo a tutti il prossimo. Soprattutto il prossimo, che è nemico. Questa è completa assenza di empatia. Grande France! Grazie mille per il battesimo. Numeretto della rifa France. Siamo a 171, ragazzi. Il traguardo della Maratona si avvicina. Il prossimo è, eh, non è amabile. Un pelino in contrasto con non fare al prossimo tuo. C'è che non vuole che venga fatto il a mare, te. Se amiamo Dio. E in Dio amiamo. Eh, ma è proprio basso l'audio suo. Posso abbassare il mio. Aspettate, eh. abbasso un po' il mio così voi potete alzare. Anche il prossimo quando ci diventa nemico e chi merita il paradiso? Chi dopo aver fatto tutto questo muore nella sua grazia e quindi bisogna rimanere nella sua grazia. La dottrina cattolica ci insegna che se uno è vissuto santamente per tutta la vita, ma in punto di morte, l'ultimo atto che fa è di ribellione a Dio, di rifiuto di Dio e gli dice un no definitivo, quello si danna. Pensate che fregatura. Pensa che merda, Dio! Cioè, uno ha vissuto tutta la vita in grazia a Dio. Poi all'ultimo, magari sta a morire per una disgrazia, per una cosa brutta. E ci sta che nei sentimenti umani si ribella a Dio. No, dice che cazzo, perché non volevo morire di questa cosa brutta? Maledetto Dio! E muore. E Dio dice, no, mi dispiace. L'ultima parola è quella che conta. Eh, toppa! <ride> è andata così, è andata così. Infa sì, infatti, che non senso, in pratica ama Dio così non sei costretto ad amare il prossimo. È importante conservare la grazia di Dio. E come si fa? Semplice, con la confessione, ah, è con la preghiera, con la devozione, con l'intimità con Dio continua, con il pentimento per i nostri peccati, chiedendo perdono e ricominciando da capo ogni momento per poter vivere e morire nella sua grazia. Che bello, che, be che vita entusiasmante. Ma se fa cazzare tutta la vita, all'ultimo si pente e va in paradiso. È bella la giustizia, il prossimo è amabile, ma Dio altro uh, che non amabile. Ce ne ha fatte di ogni. Tipo con Bill Later nei Griffin esatto. Il classico caritatevole è Dio. Che rottura di palle, magari bestemmia la Madonna, perché muori in un incidente e hai fottuto tutta la vita di <ride> sì, capito? Quindi posso uccidere il prossimo, basta amare Dio. Vorrei essere intimo con Dio, devo dirgli due o tre cose. Buonasera, Tarallo. Intimità con Dio, anche no, ma è l'unico modo, ragazzi, per ovviare al peccato della masturbazione. Se voi vi masturbate pensando a Dio o alla Madonna, o a tutte le, le varie divinità, eh, allora è valido, capito? E quindi, quindi oh. a leggere questa bellissima domanda ci dà tanta speranza, tanta gioia. Mazza tanta speranza ci dà. Chi questo. merita il paradiso? Merita il paradiso chi è buono, ossia. Chi ama e serve fedelmente Dio e muore nella sua grazia. Me coglioni. Bello, ok. Questo abbiamo capito intanto come meritarci il paradiso. Sì padre, ma la Madonna sembra un cazzo di Lildo quando va bene. Perché... <ride> non lo so, beh cerca Madonna Sasha Gray, Madonna Valentina Napoli, lì già hai delle ispirazioni. Allora vi devo fare le bip pensando a Dio, esattamente. Chi merita il paradiso? Lo schiavo perfetto, esattamente. Allora, andiamo con, uh, con il diavolo, andiamo a vedere, qui abbiamo Don Antonio Matteo. Fratelli esorcista, il diavolo esiste nell'ambito della Chiesa cattolica. L'esorcismo, fatta eccezione dell'esorcismo ordinario praticato in occasione del battesimo, è un sacramentale praticabile solo dai vescovi o dal sacerdote che abbia ottenuto il mandato dal proprio vescovo. Nel passato, l'esorcistato era il terzo ministero annoverato tra gli ordini minori, ma solo un titolo formale fu abolito con il concilio Vaticano II. In occasione della festa della Madonna del Carmine a Grottaglie. Ha incontrato Don Antonio Mattatelli, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta in Montemurro. Vado da un prete esorcista. Il eh, ok. Don Antonio, Presbiterio diocesano nato a gratgliese un dito del padre spirituale. non della con, perdona eh. della confraternia Beata Vergine. Vabbè, nella prima parte dell'intervista ci racconta la sua conoscenza. Vabbè, ok, andiamo ad ascoltare. Il diavolo esiste? Se ne avevate dubbi. Ero giovanissimo prete eh, con l'allora mio vescovo Monsignor Salvatore Ligorio, era vescovo di Tricarico, quindi visitammo il santuario di San Francesco de Geronimo, andammo al monastero delle Clarisse e fu un'esperienza un esempio un in gita catechistica con la mia parrocchia. Era nei ferretti da giovane, esatto. Sì. Pullman. Proprio per visitare il santuario di San Francesco De Geronimo. E è un onore per me essere qui per predicare questa novena alla Madonna del Carme, la regina del popolo cristiano qui a Grottaglie. Ho visto una chiesa gremita, tanto entusiasmo, tanti molti giovani anche, e proprio a conferma del fatto che la Madonna. Uh, come madre riunisce, congrega uh, la gente, quindi attorno a lei uh, tutti si ritrovano figli eh, e fratelli, perché figli di un'unica madre. Ma che prova è? Il fatto che le persone si riuniscano per qualcosa non è la prova che quella cosa esiste, perché le persone si riuniscono per qualsiasi cosa. La donna tira ancora nonostante l'età. I figli di Maria sono fratelli le figlie di Maria sono le prime a darla via. Così. Vedere una chiesa così gremita, un popolo così fervoroso ha edificato innanzitutto me, quindi sono onorato e pieno di gioia per questo invito che il mio amico Don Ciro mi ha rivolto di predicare la novena alla Madonna del Car. Ok, vai, adesso il diavolo, parlaci del diavolo su. Il diavolo esiste? Certo che okay. il diavolo esiste, naturalmente bisogna avere un atteggiamento equilibrato quando si tratta del diavolo lo dicevo anche stamattina così a colazione con Don Ciro a i... <ride> colazione, questi a mattina a colazione parlano del diavolo ma il diavolo esiste, io oh, voglia. voglio ho visto l'altro giorno al bar i numerosi di, eh, di questa cittadina e, e cioè bisogna evitare i due estremi l'estremo di chi dice che il demonio non esiste eh, ricordiamo quella frase di Charles Baudelaire, il poeta maledetto no? del decadentismo francese, il quale diceva che la più grande astuzia del demonio è far credere che egli non esiste. Perché quando io penso che un pericolo non c'è, eh, non mi... Di non mi preparo a difendermi contro questo pericolo. Però bisogna evitare anche l'estremo contrario di quelli che... Ma è anche, anche l'abilità numero uno del mio drago a tre teste invisibile e inconsistente che è nel mio garage, cioè far credere che non esiste. Magari in modo fanatico vedono il demonio dappertutto, attribuiscono ogni sofferenza, ogni male. È, è, bisogna essere equilibrati eh, tra le due cose. Il demonio, demonio c'è. Ha un suo ruolo. Cioè, adesso, ma ancora no. Uh, ha uh, una sua libertà fino alla fine del mondo, ma non è un altro dio e non può fare quello che vuole. Uh, il demonio... Uh... Quindi c'è, cioè, ma non può fare quello che vuole perché non è un altro dio. Quindi c'è e fa quello che Dio gli lascia fare quindi ok quindi il demonio è il male assoluto è eh, il, 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 il male più totale la, la sofferenza la violenza la morte eh, tutte le cose brutte del mondo e ci sono perché Dio l'ha imposto in quelle regole lì ok il diavolo è come i cattivi degli anni 80 scemo come pochi alla fine serve per la trama è vero infatti la più grande astuzia della chiesa è far credere che sono tutti che i sani il male che Dio permette nel mondo, ok ho capito, esattamente quello è il diavolo, ha detto lui Agisce o perché Dio glielo permette o perché purtroppo glielo permette Perché Dio glielo permette lo Permettiamo noi con il peccato, con la magia, con la cartomanzia Con la, cartomanzia. <ride> la magia <ride> Con la magia Ragazzi castate magie voi di solito, attenzione perché se andate in giro a castare magie eh, c'è cioè il diavolo magia. che... Tutto ciò che sa di esoterico, lettura delle carte, magia, eh, queste cose sono tutte cose negative. Invece i cadaveri che ci avete appesi in chiesa no, eh, i pezzi de morto, quelli non... Quando... Sono come una porta aperta all'azione del maligno, l'azione straordinaria del demonio. L'azione straordinaria del demonio, attenzione, eh, la magia. Il diavolo è quello che ci punisce se facciamo cazzate e a Dio non piace, chiaro. Oh, io avevo i canti bardici a fondo scalalal. Eh, io ogni tanto provo a sparare una palla di fuoco che potrebbe svoltarmi la vita, ma niente. Comunque è tutta responsabilità di Dio, inutile girarci intorno. Sì, ma come la raccontano alla fine? Perché la storia è talmente stupida, la, la, la trama è talmente fatta male a livello di coerenza, a livello di logica. Che non ne esci mai bene, perché se tu da una parte mi ci metti un dio onnipotente e onnisciente, è logico che tutto il male del mondo in qualche modo è colpa di Dio. È onnisciente e onnipotente. Sarà un minimo colpa sua, no? Non è che non può essere responsabile se è onnisciente e onnipotente. Allora a sto punto me lo fai pari al diavolo, mi fai due nemici che si combattono a darmi pari. E a quel punto lì te la puoi giocare sulla trama. Era Ferretti che ti aspettavi una trama seria. Sì, infatti, F4 basito. E io ogni mattina mi casto un resurgo, altrimenti sono. Grande Nicco! Battesimo regalato a Osa Sapere! Grazie mille, Nicco! Ti sei fatto regalare battesimo. A Faber. E mamma mia, ho fatto parlare dietro così. Eh. Mamma mia, che monnezza che ho fatto. C'era lo sciopero degli sceneggiatori probabilmente. Io ogni mattina mi... che okay, avevo letto. Gli straordinari li ripagano almeno al povero diavolo. Sì, che poi... Cioè, ma proprio già la concezione è che il diavolo punisce chi disobbedisce a Dio. Che cazzo c'è? Cioè, ma, ma fa la guardia il diavolo. Cioè, è il poliziotto di Dio. Non è un cattivo. Ma allo stesso tempo però è cattivo. Non si capisce, è scritta veramente male. Non potevo lasciarlo senza abbonamento. È vero, è vero. Ogni volta che si parla di questo, non riesco a piangere per dieci fogli di Giobbe morti, spiaccicati sotto la casa. Dieci figli, scusa. Il diavolo è Dio travestito da diavolo. È vero, e anche su questo ci ho fatto un video. Eh, tipo eh, lo speciale, Mille iscritti del canale YouTube. Suona come i vaccini che uccidono chi vuole vaccinarsi. È un, è un crumiro il diavolo È il buttafuori Sì, è il buttafuori del paradiso il diavolo Ok Abbiamo altro Oh Allora, no, questo no Questo dura Andiamo, andiamo prima Iniziamo prima con i, vidi, i video corti Eccolo qua Esorcismo Come funziona E perché è in aumento eh, Vediamo un po' se abbiamo del. No, niente In questo video spiego Ti spiego esorcismo Come funziona Ti, ti spiego esorci... ah, esorcismo Ah, l'esorcismo Ok Ascoltiamo come funziona e perché in aumento. Ah, come ma questo è lo, non, a... non l'avevo riconosciuto, è il, 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 il sosia di Biglino. Andiamo ad ascoltare il canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, seguimi su TikTok. Instagram, TikTok, Massimo Tramasco Ufficiale, e su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo. Tra il livello base per partecipare alle live Il livello tarocchi ehm, psicomagici per, per, per le tue... Le tue... Oh, adesso? dobbiamo vedere tarocchi questo. psicomagici eh, E il cerchiamo. livello ehm, divinazione Per una divinazione personalizzata Ma passiamo al tema Lo devo... ci sto pensando Lo, lo, lo devo aprire Un, un piccolo canale TikTok In cui mettere dei mini reel Passiamo al tema eh... Esorcismo come funziona oh, perché in aumento. Allora, Taramasco si occupa di tutto, ragazzi. Dal da come rimorchiare a Gesù alieno, agli esorcismi, a, è è alla psicodinamica trascendentale. In tutto. In tutto Taramasco fa. Tutto. Esorcismo, eh, diciamo, è in continua crescita. Il in Vaticano crescita. terrà corsi di formazione, diciamo, per soddisfare la crescente domanda del Ministero di Liberazione. Mm. Cosa significa? Quali, quali sono i motivi eh, <ride> un eh, che portano all'aumento dell'esorcismo? Beh, sicuramente c'è un aumento dei casi di possessione. Mm. Eh, ovviamente, poss questi casi di possessione fanno venire in mente, diciamo, il film L'esorcista. Ma il questo sensazionalismo diciamo non aiuta a comprendere bene una realtà busta dei eh, complessa. al ah. cannone, scusate. Ma vi rendete conto che nel 2022 ancora, ancora fanno gli esorcismi? E sono addirittura davvero in aumento, eh? perché poi, soprattutto nel periodo della pandemia, in cui la gente si è stressata e ha sofferto di depressione, ci sono stati eh, attacchi d'ansia e tutto quanto, la gente superstiziosa, i, i, i credenti di un certo livello, hanno subito questo disagio come influsso del demonio e sono effettivamente aumentati i casi di esorcismo. Se entra, non c'è certo quando il raid non serve, è un Vedi, non capito cazzo, non conosco i termini. Un abbassamento del cui generale anche, se conquisti Serenca, strappo il, il poster di Gesù e metto il tuo. A me fa venire in mente l'esorciccio al massimo, pensa se arriva la guerra che cazzo succede qua? Esorcismo, fare un esorcismo significa liberare un luogo, ma anche una persona. O anche un oggetto da una forma di influenza spirituale negativa mm. eh, diciamo che ci sono dei rituali che potrebbero essere etichettati come esorcismo in tutte le tradizioni sia ovviamente nella tradizione cristiana sia anche nella tradizione islamica, ma anche nella tra tradizione rabbinica, lui le conosce tutte, ehm, diciamo, della, nella Kabbalah, ad esempio, sono presenti eh, molte entità spirituali. Ma anche nella tradizione del buddismo tibetano, ad esempio, eh, ci possono essere interferenze: ci possono essere, anzi, ci sono delle entità che non entità. sono propriamente allineate con l'uomo, ma anche. Entità non allineate con l'uomo, nelle tradizioni sciamaniche, in tutte le tradizioni, diciamo così, c'è questa influenza che proviene da intelligenze, se vogliamo dire, di natura spirituale, cioè non dotate di un supporto biologico. Quando parlo di natura spirituale, non parlo necessariamente di entità illuminate, cioè? nel. Nel piano astrale ad esempio ci sono le larve e i gusci vuoti, mh, ci sono delle entità di basso livello <ride> Larve e gusci vuoti? Ma, ma, ma che film è? Io non... Ma da dove le prendono queste cose qui? Perché ho scritto ossessione al posto di ossessione, finalmente sono a casa e posso scommettere, eh, posso commentare Comunque stabilisce è onnipresente altro che Dio eh, In pratica il piano astrale è una spaghettata allo scoglio Che hanno semplicemente la funzione Grande Lil! Lilith! Grazie mille per il battesimo! Numeretto della rifa! Ci sono rituali che possono essere etichettati come esorcismo e riti che possono essere etichettati come cazzate. La... Criston Gung. Ma alla fine che cazzo ho detto? Ma è clamorosa, clamorosamente una super cazzo! Io vorrei il braccio meccanico di Katsu. Beh sì, figo! Eh, chi si è mangiato tutte le cozze? Intanto, siamo a 173. 173, venghino signori, venghino entità astrali, eh, entità spirituali non dotate di supporto biologico, eh, ma non, non per forza illuminate, tipo larve e gusci vuoti. Siamo qui, nazione di. Eh... Nutrirsi di energia, serpenti, come draghi, maschere, maschere demoniache intanto ho sentito il rumore passa uno in bicicletta. L'essere umano si nutre di cibo: queste entità si nutrono di energia. Che cos'è l'energia? La tensione emotiva tensione emotiva eh, d'altra parte ci sono anche persone che fanno ehm, che, se che non si rendono conto, ma che sono possedute da energie negative. Eh, perché eh, hanno si comportano. di Samantha, grazie del follow e benvenuta in parrocchia, entità a cui hai stuzzicato il guscio e si è svuotato. Da lì, se anche solo dicessi le due parole come tensione emotiva. Ma sono le entità che vivono le città astrali dell'altra volta. Mamma mia che bello, l'altra volta con le città astrali mi sono emozionato. Infatti in modo negativo, sono... E persone diciamo anime nere ci anime sono diverse nere. anime nere sia tra gli uomini che tra le donne si dice anime afroamericane persone che ti lasciano un residuato di negatività quando interagisci con loro questa negatività nasce da una vita sregolata fondamentalmente che hanno intanto abbiamo francesco bracciali che si iscrive al canale youtube sotto tutti i punti di vista Morale, sessuale, la sregolatezza, il diciamo, infatti in molte tradizioni anche ehm, si parla proprio di, di, di sregolatezza come eh, diciamo sregolatezza. canale d'accesso a entità a enti ah. eh, che. Eh, che non sono propriamente benigne, diciamo così. Bisogna sapere quello che si fa, mm. capito? Quindi se fate una vita sregolata che ne sono andate a dormire tardi, eh, vi svegliate ve svegliate, dormite poco, mangiate schifezze, la so, vita sregolata, penso, poco esercizio fisico, sta roba qua è un accesso a, alle entità. Lo tira fuori pure i jettatori. Non lo so, non lo so. Vediamo. I sacerdoti cattolici, ad esempio, cercano di discernere il problema, aiutati magari da psichiatri. Se, se... chi ci abbiamo, Jacopo, Jacopo Tobia, grazie per il battesimo. Numeretto della rifa, Jacopo, grazie mille. Allora, io sono tutto un accesso, esatto. Ecco, secondo questo, quindi, sono un congresso per l'entità. Che lo dici? Io ho una vita sregolata, ho un'entità dentro, non me ne sono mai accorto. Personalmente, ho delle entità provenienti dalle lenticchie che sento dentro di me. Ho bisogno di un esorcismo, sì. Ma allora, quando avevo 22 anni, perché non sono stato posseduto? Facevo le 3, 4 di notte tutti i giorni. Beh, io le 2 e mezza, 3 ancora le faccio. Sto tipo una, un porpurri di ogni cosa, sì, sì. Dormo poco, non faccio un cazzo, scopo pochissimo e poi sigarette magiche, videogiochi, bestemmie anche eh, rivolte a Gesù, Cristo aliene. Allora, Spark, tu sei sicuramente posseduto da entità malvagie. Ma di fatto la sua posizione sull'esorcismo, quale cazzo è? Non capisco dove andare a parare Allora, lui sta dicendo che ci esistono entità magiche, soprannaturali, esorcismi e che possono entrare nelle persone e, e manovrarle e quindi l'esorcismo sì esiste, serve per scacciare anche questo tipo di entità. Io tra i 15 e i 25 avrò generato entità che avrebbero potuto distruggere il pianeta. Allora qui dentro di me c'è un rave party di entità negative. Si tratta di qualcosa di soprannaturale o qualcosa di naturale, ma in realtà... Diciamo tutte le persone che hanno problematiche comunque di diversa natura possono è avere un influsso, influsso malefico. Talvolta questo influsso può essere determinato dai rituali di qualsiasi di qualsiasi... cioè, se c'è una colica, è probabilmente l'entità da persone vive. Rituali di magia nera. La magia nera esiste. E, e ovviamente queste realtà sono molto diverse dai quadri presentati da Hollywood dell'esorcista. Ehm... Praticamente lui non nega nulla nell'universo, c'è di tutto e il contrario di tutto. Esatto, la ah, pubblicità. Via, 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 siamo quelli che le cose le fanno a modo loro. Siamo arrivati alla magia nera. Quindi che cos'è? Eh, il fatto è che ci siano... Sì, beh, lui riesce a credere contemporaneamente a tutte le cazzate che vengono dette e cerca di eh, collegarle, creare un filologio, ovviamente senza riuscirci, però è interessante questo esercizio. Eh, figo, quindi Dio ha creato anche la magia nera, esatto. Un aumento della domanda di... Quando ti, de ti decidi ad installare AdiBlock, eh, ma non lo installo per coerenza. Io ho la pubblicità sui canali YouTube con cui eh, due spicci li guadagno, eh, che ti fanno guadagnare anche cazzo pubblicità su YouTube, però eh, cioè, sarebbe incoerente toglierlo agli altri. quindi Le persone che vogliono. E eh vabbè, non, 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 non che... decido io le politiche di YouTube. Mentalmente confuso, ma giusto un poco. A block si può no, disattivare... Dei, eh, diciamo dei disturbi eh, collegati diciamo, a possessione. Significa che, proprio come stiamo dicendo prima, aumenta la... Sì, ok, la risposta è sensata. Si attiva solo quando guardi Siccella Dall. Lui crede a tutto come un bambino, un po' come rimanere giovane per sempre. Regolatezza della vita Hai vinto eh, Avere una vita ordinata Avere una vita regolata mh, Avere dei valori non aiuta Soltanto su un piano pratico e pragmatico Aiuta ma a tenere aiuta lontane Anche beh. proprio su un piano Le um, spirituale quantiche. Per tenere lontano dell'entità Perché ovviamente la sregolatezza Il non sapere Ma ovviamente cioè, Cosa è, cos è la cosa ovvia? Non capisco eh, Gestire Dove c'è l'obbietà La propria vita facilita, eh, diciamo, una debolezza emotiva e quindi la facilità di ingresso, diciamo, mh, è come se si lasciassero delle porte aperte dove possono entrare situazioni di questo genere. Ah, ho capito. Eh. Cioè, in realtà il discorso è Occhio, che se fai una vita de merda, vai in depressione, cioè questo, stai male, cioè questo è il, è, il, è il sunto. Ma non, non mi sembra che ci sia bisogno di entità quantiche trascendentali. Eh, per molte, molte religioni, come ad esempio i cattolici romani, ma anche gli anglicani. Esiste una. Insomma, la vita sregolata è la vasellina spirituale. La regolamentazione severa perché l'esorcismo è una pratica eccezionale, ma eh, spesso però anche in queste due religioni sta diventando sempre più frequente. Come si esegue il rito? Beh, oh, Il rito utilizza eseguo. delle preghiere, in realtà utilizza mh, delle altre forme pensiero che paradossalmente. Potrebbero non essere sotto controllo neanche queste, eh, comunque. E come dire, come andare su un piano spirituale attraverso la preghiera, vai a coinvolgere altre entità che, diciamo, eh, attraverso un, un procedimento coercitivo, vanno a eliminare queste entità parassite. Ma talvolta, diciamo... Praticamente tu con la preghiera chiami gli anticorpi spirituali che vanno a... a... A sconfiggere le entità parassite Capito come funziona? Che vanno ad eliminare i virus spirituali Che c'hai nel corpo Ho capito, ho capito C'era il mio capo una volta Che mi rompeva tutti i giorni Poi un giorno, vari anni fa È capitato di parlare di messe nere E ho iniziato a spiegargli alcune cose sulle messe nere eh, Quando mi ha chiesto come sapessi quelle cose Gli tirai fuori la menata che sono cose potentissime Per le quali io... Per le quali uno ci perde l'anima ma se è costretto, qualcuno cede e distrugge i suoi nemici. Da quel giorno sono diventato un intoccabile. <ride> ha cominciato ad avere paura di te, non ti licenzierà mai. È bellissima questa cosa. Ma l'immagino come, come esplorando il corpo umano, però con le astronavine, che, no, però hanno le alucce invece che le, le, le macchinine, capito? Diciamo così, eh, le entità che, che apparentemente liberano. Eh, non sono meno eh, diciamo, dannose di quelle che, che invece eh, fanno danni e non liberano quindi questo ah, attenzione perché pure le entità anticorporali spirituali possono creare dei danni eh. dobbiamo tenerlo presente bisogna renderci conto che queste situazioni si sovraccarica il sistema immunitario spirituale diciamo eh, sono, molto, sono molto importanti Dobbiamo imparare a, uh, a capire che cosa vuol dire questo e imparare a capire che se vogliamo liberarci, dobbiamo uh, imparare a proteggerci. E adesso nel prossimo. Quindi magnate bene andate a letto presto. Video, se qua. Farò proprio un, un rituale per protezione dagli esorcismi. Perché Cazzo. noi abbiamo questa capacità di protezione, possiamo proteggerci, ma un rituale per protezione dagli esorcismi. <ride> che sei... E farò un video dove eh, attraverso una meditazione creeremo uno schermo di protezione per le entità in modo tale che le entità non possano entrare. Quindi mi raccomando, ma non, non bastava pres il preservativo per queste cose, no? Andiamo a vedere. Ah, ammazza solo due commenti. Ma diamo ma stacca la Taramasco? qua Solo 313 visualizzazioni sto video. Ah, ma questo è un altro canale, c'è tipo 10.000 canali YouTube Taramasco. Allora. Andiamo con. Oh, esorcista racconta. Ho visto cose impensabili, signora mia. C'è già. Si chiama Intero germina <ride> Sì, ho trovato il prodotto da vendere. Mai incrociare i flussi? Esatto. Sto giocando a trovare l'oggetto con mia figlia. Ma credo che se ascoltassi ogni singola parola ne uscirei comunque confuso. Io vedo la gente scema, cite. Ok, andiamo con... Ho visto cose impensabili. Padre Cipriano, allora, voi siete il decano degli esorcisti mondiali, sin dall'8 dicembre 1952... 55. 55. 50... 55. Ci tiene a correggere. 55. Voi siete esorcista. Eh, è vero che... Ma perché Ciazzo Ciuffo? Perché gli hanno fatto i capelli così? Padre Pio vi ha benedetto in questo ministero? Certamente, io non sapevo come comportarmi. È una cifra caratteristica la faccia di questo tizio? In queste occasioni particolari. L'unico... Cuori Puri.it intanto... Maestro eh, al quale io, nel quale mettevo tutta la mia fiducia era Parebio. pio e, infatti io andai da padre pio e disse, padre, lei sa che io sto a Gesualdo nel nostro semina seminario. Lì c'è una donna spiritata. E padre mio disse, ebbene, eh e dico, gliela porto qui da lei se la vede lei. Padre mio rispose nel suo dialetto beneventano, tengo tanto diavolo attorno, pure questo vuoi portare. Simpaticone Padre Pio, era proprio uno. Eh, se lui è il decano, Padre Amort era il centrano. Hanno messo la scritta in sovraimpressione perpendicolare al suo collo. Cosa è successo alla barba di quell'uomo? Scusa, andiamo bene. Un esorcista che tolatra un mitomane. Padre Pio, proprio la persona giusta. È arrivato in retromarcia, se no non, non si spiega. Abbiamo Padre Pio che ha risorto tre persone. Io conosco l'esorcizio, lo consiglio da, da vedere. Non fa ridere quanto questo, ma comunque è da vedere. Spiritata, cioè osava parlare, <ride> esatto, la donna spiritata a quei tempi era, era una donna che osava parlare, Robert perché non distanchi, la previsione di fare Pio si verifica ancora oggi, io più mi faccio, più ne voglio fare. Che bello, ma che bello! Io, più esorcismi faccio, più ne voglio fare. Cioè, dovrebbe essere una cosa brutta. Nel senso, Dio, cioè, mamma mia, speriamo basta. Perché basta il diavolo che possiede questi poveri figliuoli No, a me piace l'esorcismo. Più ne faccio, più ne voglio fare. E che bello. Commenta quell'altro. Eh. Sento un tremito della forza. Un bucca di esorcismi. Una cristo ossessione. Alcuni. Alcuni pensano che il demonio sia un simbolo, che non sia una persona reale, Invece... e che gli esorcismi siano un, dis un disturbo psichiatrico. Ci sono dei segni esteriori inspiegabili durante gli esorcismi. Per esempio, eh, lei padre, ha mai assistito a levitazioni oppure a materializzazione di oggetti o a eh, conoscenza di cose occulte? Il demonio che fa, è che fa. furbo. È furbo. Non, non ci sembra. Non ci sembra visto le modalità con cui lo sconfiggete. Furbo proprio non è l'aggettivo adatto al demonio. Sembra Astro Boy. Non ha una regola fissa. va un po, po' così a cazzo il demonio. Certamente è un rimbroglione e guai a noi quando ci facciamo ingannare, un imbroglione, cioè, porca puttana, questo è il diavolo, il male, un imbroglione, ma imbroglione è un, è un aggettivo così un po' bonario. Secondo me, noi dobbiamo salvarci con la preghiera, ah. con la vita di preghiera, quella che? Vita <ride> preghiera occasionale. Quelle occasionali si servono, eh, servono oh, sì. eh, relativamente, ma. Io devo vivere... I de colpi di tosse, così questo, dei crampi. crampi e questa mia presenza, questo mio modo di vivere è una lotta contro il demonio. Però ha mai assistito a materializzazione eh, di oggi. Questo ci deve rispondere. Sì, qualche volta sì, anzi più di una volta. E che cosa si è materializzato? Ripeto, col demonio non si scherza. Sì, ma che cosa? Sì, si materializzano eh, robe di ferro, spilli, eh, a dir poco. A dir poco, uh, eh. uh, uh, diti, bulloni hardware, <ride> una ferramenta. Che bello padre. La prima volta che vengo in live, Lars sì, ben arrivato. In Grazie in per aver scritto per la prima demonia, volta chiedo. in questa parrocchia, bene. sì. Il nome del frate torcista potrebbe essere mio parente. Capito, ma non è... L'anticristo non è che perdona, non fa un cazzo eh? dalla mattina alla sera, contro... lotta contro il demonio. Eh? Ma provaci te. Il paradiso della brugo. <ride> allora, lui si chiama... Ehm, L'esorcista mondiale padre Ciprano De Meo è questo qui, che vede viti, bulloni, tutta sta roba qui ah, come quelli che si materializzano in mano, sì esatto che tu fai tipo così <coughs> oddio, vedi una batteria per la fotocamera, è uguale, è la stessa cosa i più impensabili, come il corone del rosario cacciata da, dalla gola eh, degli demoniati naturalmente per motivi eh, di odio eh. perché, perché? Perché? Perché cacci le, le corone di Rosario dalla bocca? Ma cazzo, sei il diavolo! Ma tira fuori un, un virus mortale dalla bocca, non un, un, un bullone! Ma che senso ha? Spara dei chiodi che uccidono le persone, sei il diavolo! Non le brucolette! Ma io non so, ma, so, ma tocca a Zendaglia tutto, al diavolo! Sono una dolce punzella, ma riconosco che è un nick equivoco. <ride> ok, Lars... Eh, come aperitivo una bella coroncina satana ikea il diavolo eh, e tante altre cose che tante altre cose non, posso ricordare. Eh, non può ricordare non può ricordare perché sono cose ordinarie capito se il diavolo ha tirato fuori una, un joypad di xbox dalla bocca non te lo ricordi ovviamente perché è una cosa che succede tutte le mattine mi servirebbe un carico a batteria eh, padre Matteo Dagnone eh, diciamo che la provvidenza si è servita di lei, caro Padre Cipriano, per far riscoprire questa figura. Ma perché dovremmo pregare Padre Matteo cerchio, non Il In cerchio, di dicendo. I draghi, maschere demoniache, catene. Padre Matteo Dagnone, oggi in modo particolare, mi viene incontro e ci viene incontro in, questa, in questo apostolato. Quando noi lo invochiamo e durante la sua tomba oppure durante gli esercizi, eh, la reazione immediata del, dell'avversario si vede subito. Adesso il, il faccio più semplice, quando mm. voi mettete una foto di un vostro parente che sulla succede? tomba io, cioè, a me chiedono di, di benedire le foto, io dico non benedico le foto perché ah, la foto è una carta Buonasera randaggiamente. La, la inter... Ah, mi fate a proposito, mi fate un iso a osa sapere. Cosa cioè, sapere non mi avete fatto neanche uno shout out. Fatemi un piccolo shout out a osa sapere. Pensata, io la benedito. Ma tra l'ente mettete sulla tomba di Balle Matteo. Qua foto. Attenzione. Rimangono attaccate a quella a quella tomba. E quindi che succede? E che succede? Certamente segno di protezione di Padre Matteo per la persona fotografata. Poi? Certamente. Certamente? Il segno che Padre Matteo dal, dal suo trono ci fa capire come in realtà... Dal suo trono? Cioè addirittura un trono gli hanno dato in cielo? Ma mi sembra un po' esagerato. Quella persona fotografata può avere dei problemi seri dei quali noi dobbiamo preoccuparci. In modo... <ride> ah, cioè praticamente... Credo di aver capito. Se vai sulla tomba di padre Matteo qua e ci metti la fotografia, se la fotografia resta appiccicata sulla tomba, significa che c'hai dei problemi di cui si occuperanno poi gli esorcisti. Capito? Qual è il metodo? Padre fare punto. Ex ha smesso di funzionare pregando per lei e facendo pregare la persona stessa, padre Cipriano. Eh, noi ci auguriamo che Padre Matteo al più presto divenga santo, un altro santo sì, sì. Del, del, uh, dei francescani cappuccini. Fatelo santo, poi me ne occupo io. Fatelo santo. Se lo dice lui, mi fido. Comunque voglio anch'io quel pizzetto. Vi basterà noleggiare una macchina a cabrio e andare tutti i giorni al lavoro. <ride> In retro, posso farcela. Pure a volte è sempre uguale a due pizzetti. E chissà che i nostri occhi vedranno che anche padre cipriano un giorno diventa santo <ride> bene bene abbiamo, abbiamo forse un nuovo santo sta per arrivare ma che vuol dire ho un cugino di mia madre che è frate esorcista pensavo fosse lui mamma mia non è che è che adesso devo, fare, devo far dibattere tutti quelli che nomino Fossi matto a fare un test del genere Poi mi tengono prigioniera per giorni Per esorcizzarmi a forza esatto. 92 minuti di applausi Ma a uh, sbaglio ha chiamato padre Cipriani Eh, sì Padre... Ciprano, Ciprano, non Cipriani Mamma, pare che sono santo Madre <ride> Maronno, sì Allora, che altro abbiamo? Oh Oh Allora allora fatemi chiudere questo, fatemi chiudere questo. Ah, qui ci abbiamo. Dimmi quando te ne vai, vattene, lascia in pace Lucia, già l'hai fatto soffrire tanto. E quando parliamo della realtà degli esorcismi. La realtà degli esorcismi. Però qui c'è scritto dal film Liberami, Liberami di Federica di Giacomo. Quindi, una eh, domanda a proposito della visione del film Liberami di Federica di Giacomo sulla tematica degli esorcismi, vincitore del premio Orizzonte eh, alla recente mostra internazionale del cinema di Venezia. Cosa parliamo a Brescia? Dunque, eh, la situazione di Brescia. Ah, su, è costruito sullo stesso stampo della realtà nazionale e forse anche internazionale, sulle esigenze, sull'istanza e sulle necessità delle persone. Realtà degli. A Brescia abbiamo sei sacerdoti esorcisti che lavorano a tempo pieno in questo settore, coordinati. A tempo pieno! Eh? A tempo pieno. Da un ufficio apposito che è appunto il Collegio degli Esorcisti e che danno udienza per i giorni settimanali, feriali, a tutte le persone che su prenotazione chiedono un colloquio, un accompagnamento, un discernimento e alla fine se necessario anche un esorcismo. Perché le persone chiedono un esorcismo? Che cosa, su cosa interviene un esorcismo? Allora, io non so se queste sono le immagini del film, perché se queste sono le immagini del film e abbia anche vinto un premio, adesso guardate qui, non so se vedete il mouse, ecco, vedete il mouse, guardate in questa porta. Cosa, su cosa interviene un esorcismo? Stava entrando uno ed è riuscito. E poi questo che cazzo fa, esorcismi per telefono, ma che... L'esorcismo si innesta su un senso di precarietà o di instabilità che può nascere nella vita di una persona, e cioè la constatazione, tutto sommato, che non tutto coincide sempre come lo vogliamo noi. Se in una prima fase l'esperienza della vita via via ti ridimensiona, quando i casi si acutizzano, fanno nascere il senso dello smarrimento, della solitudine o della incapacità della risoluzione di un problema che può essere. Insomma, un abuso psicologico su una persona vulnerabile. Esatto. Eh, ma avranno esorcizzato anche le vesti di Satana a Milano o stanno fuori mano di salute o esistenziale o la incapacità di sapere andare oltre il contingente che in quel momento può essere difficile da affrontare o addirittura pericoloso questo senso di impotenza e di incapacità ti crea una fragilità interiore che ti fa nascere il senso del bisogno del chiedere un aiuto, un ausilio, un consiglio un conforto, una consolazione o in certi casi anche un intervento diretto, laddove nasce la verifica e la constatazione che tutto quello che ti sta succedendo è solo in parte causa tua, ma è, è intervenuta un'entità malvagia che ha sovraccaricato la tua vita fino a prenderne possesso e impedirti di essere profondamente te stesso e di realizzare la tua vita. Hai capito? C'hai cioè, proprio la sensazione che c'è un'entità malvagia che ti manovra. Però un uomo adulto di una certa età che racconta certe sciocchezze. È veramente triste. Le persone, eh, anche per l'esperienza che avete a Brescia, quante sono e quanti poi realmente sono effettivamente le persone, persone che hanno bisogno film. di questo. Dunque, a Brescia eh, I dati del 2015 perché quelli del 2016 non sono ancora pronti, okay, si aggirano a un contatto ai nostri uffici e ai sacerdoti esorcisti di circa 2000 persone. 2000 persone nel 2015 sono anche aumentate eh, la psicologia di 20.000 anni fa. L'esorcismo di Emily Rose glielo suga, libero. Questo sta inquietando me, figuriamoci una persona debole in sofferenza. Sì, è vero, non è colpa mia, sono stato di questo stronzo so, è il diavolo Mario che mi sta possedendo. Io sono in una tendenza in aumento rispetto all'anno precedente che erano 1700. Sì. E sono, questo è il 2015, 2014, 2015 e 2022 sono addirittura aumentati. Sicuramente molto in aumento rispetto a quelli che avremo verificando il 2016 dove c'è stato anche l'anno santo della misericordia che di conseguenza ha stimolato ancora di più questa ricerca. L'anno santo, dovrebbe comunque diminuire un po' l'influsso del dimone No, serve un cazzo manco la eh, cosa. La partecipazione, il contatto, il colloquio eccetera, non necessariamente sfocia in un esorcismo, è opera di discernimento da parte del sacerdote esorcista a verificare laddove que c'è questa necessità, oppure non c'è, è necessario un solo accompagnamento, oppure è solo necessario un maggiore Quindi servono più esorcisti, un mercato in crescita esattamente. S ora una più intensa verifica da parte da la scienza o medici o psichiatri o psicanalisti eccetera. La frequenza è abbastanza spalmata sul corso della serie. È stato attento a dire che è un problema psicologico della gente che ha bisogno di aiuto, a sostegno affinché la gente non si senta esclusivamente responsabile del proprio disagio. Eh, bisogna essere professionale ci vuole discernimento durante l'anno santo del diavolo al diavolo girano le palle quindi più possessioni basta fare l'anno dannato allora è tutto contento e rompe meno le balle effettivamente dire sono posseduto bravo caos fa meno vergogna di dire ho problemi psicologici benissimo soprattutto e, in quei contesti eh, lì non pensiate che siano persone anziane o frutto di un retaggio del passato. Pronto a fare esorci app, sai quanto guadagni, ti guadagni. Raggiungono i nostri uffici prevalentemente persone giovani, famiglie e coppie giovani. È imbarazzante che ci, ci vadano i giovani, cazzo. Ma dove abbiamo sbagliato nel, nel, nel percorso culturale che offriamo ai giovani di questo paese? Signorine, giovanotti e anche bambini. Siamo a percentuali comunque, insomma, intorno. La percentuale è comunque molto ridotta. Con tutte le scremature possibili non superiamo, anzi tendenzialmente siamo inferiori. La responsabilità è di quelli che gli stanno intorno. Allora quando ero depresso ero posseduto, io ho pagato uno psicologo, mannaggetta, mannaggina. ...al 10% delle persone che raggiungono noi, che hanno realmente questa necessità. Ma le... Bambini, qualcuno porta i bambini dall'esorcista nel 2022? Io non so voi, ma io ho un a dei genitori che eh, portano il bambino da un esorcista, gli toglierei i figli. Se ci fosse più cultura scientifica, forse la situazione sarebbe migliore. Eh, molte volte sono i familiari che hanno vergogna e quindi la spacciano per una possessione piuttosto che un problema eh, da psicologo o addirittura psichiatra. Sono quelli che stanno male a loro volta. L'esperienza del ministero dell'esorcista del è un ministero di ascolto anzitutto e di consolazione e poi però arriva anche appunto il rito, arrivano anche delle, delle fasi diverse. Ma le... Immaginate che trauma per un bambino deve essere subito un esorcismo. Se cioè, i bambini che tentano... Eh, sì, preghiere esatto. di guarigione, eccetera, eccetera. Eh, cosa, cosa avviene poi anche nel concreto? Che, che tipo di preghiera è la preghiera di esorcismo? Dunque, la preghiera di guarigione, altro non sono che un insieme di preghiere che chiedono aiuto per essere sollevati dalla fatica, della sofferenza, una sofferenza psichica, o una sofferenza fisica o esistenziale. L'esorcismo è qualcosa di più. Qualcosa di più. È anche. un rito che... Come tale, perché è un sacramentale, quindi un rito riconosciuto all'interno delle celebrazioni, delle liturgie della Chiesa, dove, come tutti i riti, ha una, una parte di eh, preparazione, evocazione e eh, di preghiera che è determinata dai Salmi. È finita la preghiera dei Salmi, c'è cioè la preghiera evocativa in senso, in senso stretto, dove si chiede la. I bambini che sono esorcizzati poi sono bullizzati dagli angeli. Quei bambini rimarranno traumatizzati a vita assolutamente. Facile dare la colpa al demonio. Quando ho portato mia figlia dall'esorcista, quello si è strappato i vestiti di dosso e ha detto: non era una tranquilla'. Eh, tra i bambini, ieri sono andato dal dentista. Io sono andato dall'esorcista. Ma ci crederà davvero a tutte le cazzate che vomita? Eh, il, il problema è sì, è che ci credono davvero. L'aiuto della Santa Trinità... Non posso confermarlo per tutti, tutti, però... Sì. del crocifisso. Perché deve essere sempre presente il Cristo in croce, sia in ciò che si dice, sia proprio fisicamente un crocifisso lì nel luogo dove si pratica il colloquio e il discernimento. Horror. Che poi, per, perché al diavolo dovrebbe dar fastidio Gesù crocifisso? Cioè, non Gesù risorto, eh? Cioè, immaginate Gesù risorto nella Lorre, il diavolo dice ha ah, sconfitto la morte, troppo potente, aiuto. Ma Gesù crocifisso, il diavolo dovrebbe farsi una risata, dovrebbe dire ben gli sta, non so mai. In quanto è dalla croce di Cristo che scaturisce la salvezza uh, e contemporaneamente certo. la presenza della Vergine Maria, dell'arcangelo Michele, che è colui che guida e, ed è la, la mano di Dio, la forza di Dio che conduce e guida nel combattimento. Perché poi è vero che poi ogni angelo ha. il... Ha il... Ma secondo me in realtà Dio. Ma Dio, cioè non esiste, perché in realtà è quando gli angeli si uniscono. Cioè, presenti i robottoni degli anni 80 È tipo è, è, Michele è la, è la mano sinistra, la forza. Poi c'è l'altro angelo che è la mano destra, poi c'è quello che è il piede. È, si uniscono, fanno il megazord gigante e diventano Dio. Voltron c'è proprio tutto un party col, col tank. Sì, esatto. Anche gli angeli sono professionalizzati, no? Sì, esatto. Ricordiamo che il diavolo parlava con Gesù da pari a pari. Qualcuno mi spiega la differenza tra questo e uno sciamano che parla di spiriti? I followers, i followers è la differenza. Nella vita la differenza la fanno i follower. Caro, non Bento so io. ...contro il male. Terminata questa fase c'è invece la fase vera, imperativa, vera e propria. Imperativi. il sacerdote esorcista ordina al demonio di uscire da questa persona. È la parte più tribolata perché è il momento in cui la persona... Può, la lotta, non no? Sempre può avere anche dei casi di agitazione, forme di così concitazione, anche con dei malesseri fisici abbastanza significativi, a cui seguirà poi una fase di liberazione, di ringraziamento e di lode a Dio. Strano che non tutti parlano di questi eventi sovrannaturali come levitazione, eh, cassetta dei chiodi alla bocca, questa roba qua non la dicono tutti. È il momento in cui l'avete cotto a puntino, Dio è Vultus 5, Vultus 50.000, Secondo me Satana ha paura quando vede la croce, ha paura perché quelli della chiesa sono più pazzi di lui. Se qualcuno mi spiega la differenza? Della cosa, okay, tra questi uno scemo, no? Questa è la variante. Oggi sono andato in chiesa, è come andare al circo gratuitamente. Ma che ego deve avere sta gente per credere di combattere contro il demonio? Esatto? Gli angeli sono i Power Rangers, sì esatto. Sì, è, è vero, ma, a, a mazzacani, questi sono umani... Che addirittura si credono di poter sconfiggere un'entità sovrannaturale che esiste dall'inizio dei tempi, no? Da un punto di vista iconologico, sì, il Cristo in croce per collegamento è la salvezza, ma dato che il diavolo è un po' pirla, forse bisognerebbe mettergli davanti la resurrezione, che facciamo prima. Ma se andiamo in, in gruppo a farci esorcizzare, ce lo fanno uno sconto comitiva. Eh, è per quello che è lento a intervenire. Tutti e 50.000 angeli devono agganciare, sì, effettivamente ci vuole un po logisticamente è, è, è tosta effettivamente allora chiudiamo anche qui questo l'avevamo visto chiudiamo anche questo uh, cappuccino esorcista allora siccome vediamo vi voglio far contenti e metterò questo video qui Ma soprattutto, oh siete contenti? Vi ho rimesso Serenca eh, Cappuccino Esorcista. Non c'è l'espresso. Secondo, aiutato un dio onnipotente che ama usare lo 0, -0 della sua forza. Ma per sconfiggere il diavolo, perché non si fanno aiutare anche dai cavalieri dello zodiaco? Esatto, esatto. Ho visto questo poveretto che si stava radicalizzando, e ho provato a infilargli un po' di buonsenso. Ma se questa è la vostra reazione pazza, io me ne vado. Uh, che bel fermo in mano, ma neanche a me però qui in chat so, sono diventati tutti fan di Serenca e abbiamo contentati. Questo è un video contestualizzato, immagini veri, il diavolo e l'esorcismo più brutale della storia. Molto, molto raccapricciante. Dedico questo video a tutte le persone coraggiose e se siete sensibili ragazzi, ve lo dico davvero, se siete persone sensibili, occhio e eh. suggestionabili. Chiudete immediatamente perché il racconto misto anche alle immagini che oggi potrete vedere vi potrebbe suggestionare parecchio e in negativo, quindi non voglio assolutissimamente spaventarvi. Ma poi, sempre, cioè, io non. Vabbè, ma cambia un po' lo sfondo perché se a parlare di esorcismi con co forza, Inter con un quadro e la maglietta dell'Inter, vabbè. Chiudete, chiudete il video. Prima di cominciare a raccontarvi la storia, voglio soltanto dirvi che mi farebbe immensamente piacere se i miei iscritti andassero a iscriversi al canale di Italian Paranormal Research. Questo gruppo Ma di dobbiamo fare la live sul paranormale, eh. Ho iniziato a collaborare in a tutti gli aspetti, con gli esperti dell'altro giorno di scorso. Sono stata anche invitata in Radio Web, non so se avete visto. Avete visto questa mia ospitata, anche se abbiamo avuto un pochettino di problemi seriose. dal punto di vista proprio della linea, che andava e veniva Vabbè, proprio perché andiamo qui avanti. Un... Uno dei membri di questo team viene in questo video attaccato. Viene attaccato da una forza invisibile, da una forza probabilmente paranormale. Mamma Andate mia, ragazzi! Mi vengono i brividi perché io li vedo. Mi vengono i brividi, eh! Eh, la linea andava e veniva, un caso io non credo. I sono davvero interessantissimi. Andiamo all'esercizio: sono incredibili. Fatemi sapere. Incredibili. Oh. Oh. Why, why, why? oh, il diavolo esiste? No, ho cliccato. Scusate. Può realmente prendere possesso di una persona? casi di possessione sono reali o lo stato di questi individui può essere riconducibile a malattie mentali? Fa, fa anche la scettica no? a questo approccio dubbioso. Una che far ponte. l'immagine dell'esorcista. Anthony Hopkins, perché... Ok, ma andiamo a quelle reali, su. Attenzione, questo poi è un esorcismo ebraico, perché uno era un rabbino. Cioè, almeno se... No, forse è un predo ortodosso, no... Predo... Ma che ne sanno questa? Il vero, il vero esorcista è Maria Clara Romano, pace all'anima sua. Per altri Cristo. Adesso spunta Mario Giordano. Queste sono tutte immagini di... Ayesha ah, Davis in testa, grazie al cazzo che te sta a fare facce brutte. Ma che esorcismo è? Fai <ride> a Io faccio a muovo e chiudo gli occhietti. Ma, ma grazie al cazzo che ti stai dando fastidio e ti risponde male. Dai, pizza in testa, ma che è? Allora addosso. a Esatto, capito? Ma che esorcismo è? Adesso poi credo che cos'è? Un corano? No, che buono. No, non credo che sia un corano, perché se fai cose del genere al crono ti tagliano la testa direttamente, non ti fanno l'esorcismo. Questo si è alzato. Questo è rimesso a dormire. Ah, ok. E si è buttato a letto. Questa strilla strepita. Sono tante le storie dichiarate vere e successivamente divenute famose. Dichiarate vere, bisogna vedere da chi. Che potere! che potere! Che potere! Ve lo ricordate? L'esorcismo della, eh. della signora Pina... L'esorcismo della signora Pina. L'esorcismo della signora Pina lo vedremo durante la maratona, se raggiungeremo i 200 battiti. Vere per loro. Dichiarate vere, non dimostrate vere. C'è differenza. Sì, sì, lo so che esiste. C'è gente che c'è morta durante gli esorcismi. E' mio annio. Oggi vi racconterò la storia di una ragazza. Di una possessione riguardante una ragazza che ha ispirato uno dei film più famosi riguardo questa tematica. L'esorcismo di Emily Rose. Credo. Sì, ma non ci fa vedere, immag vedere immagini vere, no? Anche questa, se non sbaglio, è morta a causa dell'esorcismo. Need SEO for your website? It's never been easier. Che poi come film dicono che non è, non è fatto bene. Forse l'ho visto, non, non mi ricordo. Volevo subito cominciare ponendo solo a me ricorda i video fake horror della vecchia youtube un quesito. il diavolo secondo voi esiste? oppure quando, vediamo, quando leggiamo storie o vediamo video di persone apparentemente possedute si tratta soltanto di malattia a livello psicologico e quindi mentale esistono davvero le persone possedute possedute dal demonio in persona o da qualche altro spirito maligno o si tratta di malattie a livello psicologico non scoperte ancora dal genere umano. Lo no, so, scoperte e conoscono pure, non è che. Qualche giorno fa insomma cioè, malattie sconosciute. Una persona su Instagram, un ragazzo, se non erro Alex, ti saluto. Mi ha inviato un video, un video di un esorcista. Esorcista che parlava appunto degli esorcismi, del diavolo, insomma, di queste cose qui. Inoltre mi chiedeva, Sara, ma tu ci credi, secondo te mh, è reale questa cosa? Facendo lei che è proprio riferimento alla storia di cui vi parlerò proprio oggi. Allora io innanzitutto vi dico che mh, questo è un pensiero che non mi leverà mai nessuno dalla testa. Intorno a noi c'è un mondo, un piano, una dimensione, chiamatela come volete, invisibile, che il nostro occhio non riesce a vedere. E quindi che cazzo ne sai? Se... Ma? Un qualcosa di invisibile che comunque è intorno a noi, esiste. esiste. Esiste in base a che cosa? Che non la puoi vedere, non la puoi percepire, non ne sai nulla, però esiste. Io mi aspetto la domanda: qual è il rapporto tra il diavolo e i rettiliani? Eppure eh, io ho un pensiero che non mi si toglie Spark, per favore. E come lo sai, piano invisibile in cui si aggiunge l'asse GIM appunto. Come lo avvertirei mai? Ma io ci credo, quindi è vero. Nessuno me lo toglierà mai da testa, ignorerò ogni evidenza. Esatto, esatto. Fabio, ma direi che esiste una attimo di chi crede nel diavolo lo sa perché ci crede, un po' come il Tarantismo. Sì, esiste. Quindi questo è un qualcosa a cui io credo. Non, ah, so, non, non parlo ovviamente in termini religiosi, perché sapete benissimo che io non credo. Quindi non parlo in termini... Lei non crede, però crede al, al diavolo, a entità spirituali, al piano invisibile, ai rettiliani, al nuovo ordine mondiale, a, a, ai complotti, agli ufa, agli alieni, però oh, oh, lo sapete benissimo, io non credo, eh. Mamma mia, mamma mia, dissonanza cognitiva pinne, da, la da trascendentale. E a dissonanza cognitiva si impenna. Credo a tutte le cose negative. Un satana non religioso ha senso, come direbbe qualcuno greve. Greve, regà, greve sì. Ehm termini religiosi ma parlo proprio di un qualcosa di invisibile che effettivamente esiste però per ovvie ragioni noi non lo possiamo vedere però ci sono è vero, anche però è vero. cose a cui non si può dare una spiegazione logica l'uomo è sempre portato a spiegare tutto con la logica anche quando la logica non c'entra niente allora questo secondo me è un sintomo Crede, ma non crede, c'è cioè qualcosa che non crede. Sintomo quadra. di ignoranza. Perché ah, vi dico ah, questo? Ah, questo è il sintomo. Cioè, provare a dare una spiegazione razionale è sintomo di ignoranza. Capito, ragazzi? Invece, buttare a ballare, dare fiato a teorie completamente insensate, irrazionali e inventate, è invece que... <ride> grande. Saggezza spirituale, la chiamerei. Questo quando per esempio ci viene raccontato qualcosa, quando vediamo un determinato È vero, sono molto ignoranti, fiabe antiche. video. Non possiamo sempre essere noi a spiegare tutto con la logica, con la razionalità, perché, no? perché non sempre è possibile. Sì, Ma... invece. A parte dei video, delle storie, anche io ve lo dico, non ci credete, perché comunque per il 99% dei casi sono tutti quanti casi Falsi, messi in scena soltanto per far guadagnare un determinato posto, un determinato luogo. Effettivamente, eh. la logica non c'è. Sono è. la prima che ve lo dice. Ma ci sono anche, c'è cioè anche quell'1% vero, di cose vere, cose che realmente accadono a delle persone. Ma che te l'ha detto? Ma da dove, cioè cioè lo, lo, lo estrapoli tu questo 1%. Siccome ti piace credere a queste robe qui, dici, vabbè, sono tutte cazzate, oh, ma un 1% ci sarà di vero, no? Quelli che fai vedere tu sono veri invece, esatto, esatto. Che hanno perso lavoro, famiglia. Perché? Perché un giorno si sono alzate e hanno deciso di raccontare la loro verità. Ci sono storie che l'uomo non potrà completamente, completamente spiegare con la propria razionalità. Anche se fosse, anche se ci fossero cose che ancora non possiamo spiegare, non significa che allora so vere quelle altre. Se non possiamo spiegare una cosa, non significa che allora è Dio, o allora è il rettiliano, allora è il diavolo, allora è l'UFO. Se non lo possiamo spiegare ancora, significa che semplicemente non lo possiamo ancora spiegare. Io beh, parlo così ipoteticamente a un determinato evento X che eh, la scienza ancora non può spiegare. Significa che adesso ancora non abbiamo i mezzi per poter comprendere quel non significa che esiste il piano della psicodinamica trascendentale. E secondo me la storia di oggi è proprio una di queste. Scusate, ma non è sempre successo nella storia umana che una cosa prima pensata impossibile ed inspiegabile poi fosse successivamente capita e spiegata tramite la logica e la scienza. A quanto pare, a quanto pare c'è sempre in quel periodo in un periodo c'è sempre quel Punto in cui arrivi Ok adesso sappiamo spiegare tutto Ma questa cosa è inspiegabile Poi vai avanti nel tempo e la spieghi E allora poi se ne inventano un'altra Eh oh adesso sappiamo spiegare tutto Ma quest'altra cosa è inspiegabile Poi passano gli anni e spieghi pure quella Ma non finirà mai sto gioco Padre mi escluderei di... Mai escludere le ipotesi zero Non ne sappiamo abbastanza eh, Mani sulla tastiera Che padre regali, non ce ne fa bene più Se ne è. Eh, Chiedi il perché delle cose Fallo per la scienza è il god of the gaps, sì, esatto. Perché ho deciso di fare questa premessa? Perché la storia che oggi vi stavo per raccontare lacune. ha proprio aperto un dibattito in passato. Perché alcune persone dicevano che semplicemente la ragazza in questione era posseduta, e questa era, era un'idea che apparteneva soprattutto ai familiari e ai sacerdoti che avevano avuto uno stretto contatto con lei, no? avevano visto in quel periodo i suoi cambiamenti. I suoi deliri, insomma tutto quanto. Mentre l'altra parte razionale credeva che la ragazza era soltanto affetta da una malattia a livello psicologico. Allora, una, una ragazza disturbata, affetta davvero da una uh, patologia psichiatrica, che viene vessata, eh, visto che viveva, questi amici rossi, in un contesto fortemente religioso, paranoicamente religioso, e veniva vessata per questa sua malattia, magari all'inizio, no, in cui si, si manifesta il disturbo. E se, se tu vivi con gente che pensa che sei posseduto, pensa a quello che ti porno creare, quello che ti porno combina, come ti scombustano. Ovvio che vai peggiorando. Ovvio che più questi te si mettono addosso che crocifissi a fatte le cose. Sbrocchi. Fondamentalmente, Detto così: terra terra, esci fuori di testa. È normalissimo. Si può spiegare quindi alla fine di questo video voglio che voi rispondiate a questo quesito esiste la possessione? no le persone vengono s... realmente possedute no. da entità maligne? no oppure è soltanto, si tratta soltanto di disturbi sì. a livello psicologico aggravati da quelli che ci credono che ancora il genere umano non è riuscito ad individuare no no ed sono, ed individuati, sono individuati sono individuati alla fine della storia quando io avrò finito il racconto voglio proprio sapere di quale fazione farete parte quindi mi raccomando commentate e fatemi mi sapere mi raccomando eh alcuni passano la vita osservando i sogni di altri alcuni avanti no, via pubblicità allora andiamoci a vedere prima, Ma pure le poesie sì, in tempi lontani Era scambiata per l'opera del demonio La medicina lo ha spiegato eh, Perché se l'ho forse persa Ci sono delle ottime conferenze di Armano De Vincentis Del CICAP sull'argomento Ah buono Jacopo eh, Sì la possessione esiste Si chiamano multinazionali No e non arrivo nemmeno alla fine del video Allora andiamo a vedere Tra l'altro ci sono Ah no ok io non riesco a schierarmi di netto in nessuna delle due fazioni. Sicuramente queste storie così eccezionali andrebbero valutate caso per caso. Io credo al male come energia negativa, ma credo anche che potrebbero esistere malattie psichiatriche a noi ancora sconosciute, che possono spiegare tante situazioni. Certo che la storia di Emily, che già conoscevo, è molto particolare ed emblematica. ok Grazie per aver guardato. Purtroppo le possessioni diabolica esiste. Un caso importantissimo fu quello di Francesco. Francesco di cui consiglio... Oh, allora, queste sono cose che io mi devo appuntare. Francesco Baia Suso. Tanto me lo scrivo qui, Francesco Baia Suso, E poi andrò... Uh, oddio, qual era? Eccolo qua. Fantastico, come sempre, complimenti. Comunque io da grande vorrei collaborare a un, diciamo, a ricerca paranormale tutti sì, questo vuole fare collaborazioni. Tutto questo è Spark. Che, ah no, tutto sarebbe, farebbe pensare ad una possessione da parte di entità maligne. Anche se non lo si può affermare con certezza assoluta. Che brividi! Mi spiace tanto per questa ragazza. E complimenti a te per aver presentato in maniera obiettiva questa delicata questione in maniera obiettivissima non sappiamo nulla di fronte a certe situazioni posso solo dire che possiamo scegliere il bene o il male e ne diventiamo parte integrante, in effetti sentire una voce che urla di una ragazza di 4 anni che nemmeno il più, il, il più metallaro dei metallari riuscirebbe a fare fa molto pensare io conosco due ragazze indemoniate veramente questa addirittura due ne conosce una si chiama come la prima indemoniata che hai nominato tu, ma non con la E finale e l'altra con, con la A. L'altra si chiama proprio come te: sono due sorelle, le cattive amicizie delle mie sorelle. La cosa più strana è che vanno pure ammessa tutte le domeniche. Incredibile, Antonio Mastino. Conosce due indemoniate. Ogni caso di possessione è unico, ma secondo me questo è un caso reale. Ha ragione, Sara, le immagini del tuo video mostra molto, mostra, sono molto inquietanti, ma comunque un ottimo video. Grande, brava, In questa storia era come prima cosa, la famiglia avrebbe dovuto tutelare di più la salute della ragazza, nutrendola con delle flebbo. Questi fenomeni credo che siano reali, esiste un filo sottile tra questa realtà e un'altra, ma noi non lo potremo mai vedere, ed è molto probabile che queste entità vengano da quell'altra parte, a noi invisibile. Ho fatto un sogno che riguarda te, ciao, allora questo, questo è Spark, questo è Spark. C'è ci cioè, questa realtà invisibile di cui nessuno conosce niente, che non possiamo vedere, non possiamo percepire, ma di cui loro conoscono tutto. È questo che non mi spiego. Certo che esiste ed è molto scatenato. Ma qualche anno fa a me qualche anno fa, una posseduta mi ha sputato in faccia e cambiato voce, esiste tutto ed è vero, ok? Ma allora se ti hanno sputato in faccia, ci saranno pure altri motivi. Non cioè, potrebbero esserci altri motivi. Non è che per forza uno è, eh, è posseduto se ti sputa in faccia. Purtroppo, cara, queste cose esistono e come Sì, il male esiste Da credente confermo tutto Stanotte non si dorme Meno male esiste la oggi, Altrimenti saremo tutti pazzi eh, Un bel video Buongiorno, bellissima Sei sempre interessante Ciao Serenca, il tuo Vabbè. Certo, per provarci con te Che provarci non so ciao Come YouTube mi ha scritto questo Volevo solo dire Che Mora stai troppo bene Giuseppina Calabrese <ride> Non c'entra un cazzo questo commento Devi credere, tu non credi in Dio, ma Dio crede in te, ti ha creato proprio per questo. Bucefalo che può fare prosetidismo. Se questa gente fa un giro in un reparto psichiatrico è la fine. Io sono schizofrenico e ascolto metal, doom metal la musica in cui si cambia voce. Povera umanità. Stava scatarrando. I matti per contrasto diventano normalisti. Conosco un colonnello che racconta più storie di possibilità di un'intera stagione di Supernatural. Mi pare che molte cose che la gente non conosce, perché molta gente è abissalmente ignorante, e ignora eh, che chi ha cultura conosce già. Sì, ma il problema è che a loro non interessa conoscere, gli interessa ballare quello a cui già credono. Reva l'anno 1952, ci troviamo in Germania. La nostra protagonista è una ragazza normalissima, una ragazza di nome Annalise. Annalise proviene da una famiglia fortemente cattolica. Infatti. E già questo spiega un, tipo tutto. Infatti, possiamo dire che ebbe un'educazione rigorosamente religiosa e comunque nel corso della sua vita frequentava in modo assiduo. Proprio assiduo. Io non ho mai sentito parlare di un esorcismo eh, fatto per necessità in una famiglia di atei. In un contesto ateo, Non mi sembra che il, diavo, il diavolo abbia mai posseduto. Ah eh, sì, quello di cui si hanno tratto è Emily Rose, sì, esatto. Iduamente la chiesa del suo paese. La sua fu un'adolescenza serena, apparentemente normale. Andava a scuola come. Tu. <ride> ah, padre, quando domenica prossima farai il riassunto della live di oggi, come farai di interpretare Serenka? <ride> lo farò, lo farò. Educazione rigorosamente religiosa ma sono stupefatto. Il diavolo è selettivo prende solo quelli de della lord di Dio. Sì. Tutte le altre sue coetane. Ma ad un certo punto la sua vita cambiò, cambiò in modo del tutto radicale. La ragazza, infatti, intorno ai 14 anni cominciò a non godere proprio di perfetta salute. Sviluppò infatti una malattia polmonare e cominciò anche ad avere delle convulsioni violente. Ecco. Come si fa in questi casi, ovviamente, i genitori, vedendo la figlia no, in preda a quelle violente convulsioni, decisero subito di portarla da un medico, portarla da un medico, farle fare le. Le analisi, insomma, tutto quello che si fa in questi casi. Il medico 52. effettivamente fece tutti gli esami e riscontrò questa malattia polmonare. Poi, quando sentì parlare anche delle convulsioni che questa ragazza aveva, decise di prescriverle una cura: una cura sia per quanto riguarda questa malattia polmonare che le convulsioni. Questa cura avrebbe permesso alla ragazza di Uh, avere comunque una vita normale, di convivere comunque con questo suo problema, però i farmaci comunque, Esami facevano il 52. comunque avrebbero dovuto impedire o quantomeno fermare no? queste convulsioni violente, quindi la ragazza sarebbe potuta ritornare a scuola in maniera del tutto normale. La ragazza tornò a casa e cominciò a prendere questi farmaci. Cominci giustamente siccome non dobbiamo usare la logica, non dobbiamo arrivare alla conclusione che sia sospetto che gente indottrinata fino al midollo sia la stessa ad essere soggetta a questi fenomeni. Cominciò ad applicarsi a questa cura che le era stata prescritta dal medico. Ma, intorno ai 16 anni, la situazione degenerò completamente. La madre... È tutto, fino adesso, tutto inspiegabile, eh? Notò che alcune parti del corpo della ragazza erano cresciute in maniera proprio smisurata, inspiegabilmente. E voglio anche raccontarvi adesso un episodio molto inquietante che la vide protagonista proprio in quel periodo. A quanto pare, la Chiesa un giorno aveva organizzato un viaggio, un viaggio che li avrebbe portati a vicino. Si chiamano tette! <ride> <ride> le parti del corpo che sono cresciute in maniera... erano le tette, stava sa sviluppare, ragazza. A me fa ridere guardarla, non so, forse anche il contesto con la, cameretta, con la camera condivisa con la sorellina e il fratellino. Comunque la cosa... No, la roba è la sua, quella dell'Inter. Eh, comunque la cosa buona mi distoglia, cazzate. Visitare comunque un santuario. La ragazza che, come vi dicevo... scompenso ormonale o possessione diabolica? Difficile dirlo. Eh. Dicevo poc'anzi, era molto... La prima mastoplastica della storia. Eh, molto religiosa, frequentava assiduamente la chiesa del paese, prese parte a questo viaggio. Nel pullman, proprio mentre viaggiavano per andare eh, verso questo santuario, accadde un episodio davvero inquietante che spaventò tutti coloro che erano presenti quel giorno in quel che pullman. È la ragazza infatti cominciò a parlare con voce profonda. Una voce che non apparteneva a lei a detta dei presenti. Era una voce molto profonda e maschile. Come se non bastasse, una volta arrivati a questo santuario, la ragazza cominciò ad urlare numerose maledizioni. In quel periodo cominciò ad accusare altri sintomi, come paralisi durante la notte, paralisi che gli impediva sia di muovere comunque no, gli arti. Si di paralisi quindi questa rigidità improvvisa del corpo, anche l'accrescimento del torace, insomma, comincia ad accusare questi sintomi molto strani. Un sacerdote, di... inoltre, padre Renz, che sarà poi uno di coloro che eh, chiama, cercheranno di esorcizzarla, capare. ci racconta sì. che proprio durante quel viaggio a cui la ragazza aveva preso parte, tra l'altro anche questo sacerdote era presente perché si chiama Parari Uh, ma farla visitare da un medico faceva schifo. Probabilmente apparteneva alla chiesa che Anna lì. Non è possibile per la donna imitare la voce maschile ma ci cioè hanno scompensato la tiroide. Uh, numerose maledizioni, magari te caghi sotto, magari te casca il cazzo, magari le e eh, Quelle sono le maledizioni. No, non Buonasera, Loop. Buonasera, Ben arrivati la paralisi nel, nel sonno, detta anche paralisi ipnagogica, è un disturbo del sonno in cui, nel momento prima di addormentarsi o più spesso al risveglio, ci si trova impossibilitati a muoversi. Accrescimento del torace. Sì. Allora, mi fate uno shout out al Loop Genetico, ragazzi. Eh, il canale di Fabio e Vale. Andatelo a, a mettergli un bel. ecco. grazie Loop. Numeretto della riffa al loop genetico! Finalmente anch'io posso fare la riffa con voi e non farvi vincere. <ride> eh, ma davvero, pensa a tutto ciò che abbia descritto. Sì, fino adesso era tutto inspiegabile, secondo, secondo lei. Ah, che cos'è? Regaliamo una preghiera ad Dapide Error. Che com'è che è uscito fuori? Ah, è Conchi che ne è buono a out. Però me l'hai fatto tu, l'hai fatto bene. Sì. E comunque, rigidità e convulsioni vanno di pari passo nell'epilessia. Durante la parte del sonno è anche comune avere allucinazioni e vedere figure oscure tipo demoni. Che bel fermo in me! Basta! Ricordi ce lo raccontava Fabio che ce l'ha. Fabio? E Fabio Di Stefano che soffre di paralisi, ce l'ha raccontato qualche volta al risveglio. Infatti, che tipo è capitato di avere delle specie di allucinazioni anche. l'unica è con cioè, non mi ricordo! Non mi ricordo, a me non mi ricordo va in cazzo, però non me lo ricordo. Questo sacerdote ci racconta che una volta arrivati a questo santuario, la ragazza veniva continuamente strattonata da una forza invisibile che la faceva sbattere. Contro i muri, contro le pareti, provocandole anche. La pareti del sonno è anche un sintomo del Covid. Io in alcuni periodi le, le, le pareti del sonno le ho viste, ma sono allucinazioni, mica ci stanno davvero. Dang. Si chiamano sì, allucinazioni sì, sì, apposta. Più passava il tempo, più Annalise continuava a comportarsi in modo del tutto strano. Nemmeno le cure mediche avevano più effetto su di lei. E proprio quando le cure smisero di fare effetto sulla ragazza i genitori si rivolsero immediatamente alla chiesa Volent eh beh, eh beh, che fai che venisse seguito un esorcismo sulla loro figlia ma questa richiesta inizialmente fu rifiutata proprio perché probabilmente già la ragazza non godeva di ottima salute e quando si richiede un esorcismo quando si rivolge alla chiesa Affinché venga eseguito un esorcismo, bisogna comunque portare, portare delle prove, prove proprio concrete. Queste non bastavano, anche perché, come vi dicevo. Cioè, pensate, ma cioè, la malata con problemi psicologici e gli idioti che l'avevano in cura invece di chiamare un medico chiamano un ciarlatano. È esattamente quello che è successo ed il motivo per cui questa ragazza poi è morta. Non è vero, non è, non è vero, quei cretini la portano subito dal prete. Non è vero, non è vero, che quei cretini la portano subito dal prete, bugiarda pugiata, mendace. Eh, fatemi indovinare, la ragazza muore a causa del... del esatto, archicere. La storia che ha ispirato il film, il Resorcismo di Emily Rose, eh, va a finire esattamente così è morta a causa dell'esorcismo perché invece di portarla invece di curarla eh, siccome le prime visite con le prime medicine che gli avevano dato poi a un certo punto non hanno più fatto effetto eh, hanno pensato, siccome viveva in un contesto fortemente bigotto, fortemente cattolico fortemente religioso, hanno pensato invece di andare di nuovo dal medico andiamo da un esorcista sembra una puntata di mistero con Raz Degan di mezzo c'era il fatto che la ragazza non godeva già di ottima salute, quindi a quel punto si cominciò a parlare di uno strano effetto dei farmaci che poi per carità Stando alle loro testimonianze, gli esorcisti determinarono che Anna Lisa era posseduta dal demone Lucifero, così come da demoni umani, quali Giuda, Nerone, Caino, Hitler, Valentin. perché? Perché ne potrebbe anche essere, non eh? è vero però ecco effetto, le cose che le vi racconterò. Lucifer... Eh, non è vero che le medicine avevano effetto che non aveva un effetto. L'esorcista gli dice di smettere di prendere farmaci e peggiora. Esatto. Tra un po' capirete che sono parecchio, parecchio strane. Intanto la situazione di Annalise peggiorava. Hanno arrestato i genitori, se non sbaglio, anche l'esorcista eh, di giorno in giorno. ciò infatti a nutrire una forte avversione nei confronti di tutti gli oggetti religiosi. Iniziò ad automutilarsi, a mordere i membri della sua famiglia. Mangiava insetti di ogni genere e inoltre un giorno staccò ed ingoiò la testa di un uccello morto. Si strappava i vestiti, abbaiava come un cane, urinava sul pavimento per poi leccare il tutto. Eh. Queste sono cose fetiche sono... Però eh, io inizierei a fare così se mi ten... eh, Esatto, se mi tenessero segregato Cioè bisognerebbe anche capire In che condizioni la tenevano E quello che gli facevano A sta porra cristiana Perché non si possono mangiare gli insetti Nascondeva il telecomando sì, Anche io ho una certa avversione A tutti gli oggetti religiosi eh, Avevo un collega perché, Che per 15 anni <ride> Guiava le cavalle. Cominciò anche a parlare. E Io da piccolo mi ho mangiato le formiche anch'io. Quello che. perché avevo visto il libro della giungla in cui Balu alzava la roccia e mangiava le formiche. quindi io da piccolo ho detto. Bah, se lo fa lui, se lo fa, fa Balu, perché non posso farlo io? E comunque mangiare insetti non rientra nelle psicosi. Mi vengono in mente anche eh, santi che si de, de, Esatto si delittavano a leccare escrementi. Morde le persone che ti tengono segregata. Pensa un po', e io che lo chiamavo istinto di sopravvivenza. E se la chiesa sei simpatico, queste cose ti fanno santo. Lingue arcaiche come greco antico, latino ed aramaico. A quel punto, vedendo che la situazione stava letteralmente degenerando, neppure i tranquillanti che le venivano somministrati in ospedale funzionavano, i genitori decisero nuovamente di rivolgersi alla chiesa. Ma questa volta il vescovo. Permise a due sacerdoti di esorcizzare Annalise. I sacerdoti in questione sono padre Renz, di cui vi parlavo prima, e padre Ernst. Durante il primo tentativo, i demoni cominciarono a parlare senza che venisse loro. A Sambalassa, sto parlando aramaico e voi che non lo conoscete, confermate, si sì, capito? Tipo le lingue de. Del, del cosola dello Spirito Santo nell'altro video, posta nessuna domanda. Padre Ernst ne approfittò e cominciò a chiedere i nomi a questi demoni. Adesso io vi farò vedere un video che sicuramente ad alcuni di voi impressionerà molto Mamma mia ragazzi, Quindi mi vengono i brividi Quindi di guardarlo, eh. sempre se siete persone suggestionabili Magari siete persone suggestionabili che hanno Infatti durante gli esorcismi c'è sempre un professore di lingue antiche A fare da traduttore, sai che non ci fossero dei fraintendimenti. Comunque il film è molto ben fatto, l'attrice fa bene la sua parte Comunque ho voluto guardare il video oh, Però adesso vi dico se la cosa vi impressiona molto, chiudete, vi farò adesso vedere un video in cui sentirete proprio Annalise parlare, ma a quanto pare, non sarà lei a parlare, ah, saranno i demoni. i demoni a Sentiamo. parlare per lei. Sentirete la sua voce molto molto strana, straziata, e nel momento in cui appunto: Ragazzi, vi voglio bene, ma devo fare da mangiare agli eredi, eh, Elect, buona serata, buona cena. Tanto siamo quasi in chiusura. Padre Ernst chiese ai demoni di presentarsi, i demoni si presentarono come Lucifero, Nerone, Caino, Giuda, Hitler e Fleischmann Sentite con le vostre orecchie No, vado, su... il cliffhanger finale, aspettate Why Cosa succederà? Cosa using sentiremo? Using Perché Because this is what happens without it. Adesso sentirete le voci dei sei demoni che presero possesso. Vi ricordate quel video in cui il posseduto iniziava a elencare i demoni? C'era tipo Astorat, Asprint, eh, Gino. A un certo punto mi ricordo che c'era uno e c'era un nome normalissimo. Se capisce il cazzo, cioè, queste sono foto vere, guardate come cazzo l'hanno ridotta. Avete capito Caino, voi? Oh, andiamo avanti, si capisce un cazzo, non so. ...di vermi come ragni, scarafaggi... Emetteva suoni mostruosi. Suoni mostruosi E mordeva e mangiava pezzi. Io ho sentito Wash, così esatto. Raga, questa eh, cioè black meta sbancava. Eh, che prove so Nerone, Nerone era un tizio pure simpatico. Suonava la cedra e raccontava storie. Eh, io ho capito, Le <ride> avevo detto che le lenticchie mi possedono, ma parlando in eh, ostro -e ebraico antico, è per questo che non si capisce. Ah, ok. Quello che mi fa senso è che questa povera Crista ci ha rimesso la pelle per l'ignoranza di chi le stava vicino. E eh, questa è la cosa imbarazzante, cioè la cosa aberrante più che altro. Eh, in effetti sembra una canzone di Gorgot. Sì. Eh, pure il traccia agli acquerelli. in stanza. Ad un certo punto accadde un qualcosa di inaspettato. Perché Annalise alternava. No? Vi ricordate? Inizio video erano, ha detto che erano cose inspiegabili, eh? Io fino ad adesso, magari verranno alla fine. Perché io fino ad adesso, inispiegabile, non ho trovato nulla. Aveva anche comunque i momenti di lucidità in cui era proprio lei a parlare. E proprio in uno di questi momenti di lucidità, lei disse ai sacerdoti di interrompere l'esorcismo: non voleva più andare avanti. Non eh, grazie al cazzo, la stavano ammazzando. Non voleva più essere liberata. In questo momento di lucidità, raccontò ai sacerdoti che aveva visto, che aveva proprio avuto la visione della Vergine Maria che la metteva di fronte a due scelte. Quella di essere liberata eh, immediatamente, quindi di essere immediatamente liberata dai demoni e quindi di vivere il resto della sua vita in pace, oppure di continuare questa possessione per liberare le anime di tutti gli altri individui del mondo. Quindi... Ma che cazzo... Ma pensa che stronza pure la Vergine Maria! Cioè, o so devi soffrire per gli altri, perché se tu soffri tantissimo liberiamo altre anime. Ma che cazzo, ma che senso c'ha? Ma che cazzo, ma c'è, ma non ha proprio senso. Si chiamano allucinazioni, ma accetterà il fatto che poi l'inchiesta è stata fatta. Uh, parliamo degli arresti, sì. E certo, la stronza... Uh, no, no, parlava di altre, di altre anime, ma è una ricattatrice alla faccia del dio buono, capito? Quindi, o raggiungere la propria individuale pace oppure cercare di aiutare anche le anime in pena. Quindi, in un certo senso, sacrificarsi per gli altri, no? Per salvare le anime degli altri. Che stronzata. Altri. Annalise decise di scegliere di proseguire con la possessione e quindi di interrompere allo stesso tempo l'esorcismo. Dichiarò che prima di morire Proprio un attimo prima di morire Sarebbe stata comunque liberata dai demoni E sarebbe potuta morire in pace Predisse anche la data della sua morte 30 giugno 1976 Morì eh, No, Annalisa era malata e Non ha scelto proprio un cazzo uh, Ma cosa ti aspetti a gente che trova bello e giusto il sacrificio Però di Gesù? Però il giorno dopo Quindi il primo luglio del 19... <ride> Come ha predetto la, la, la sua morte? Però non è vero, è morta il giorno dopo. Che cazzo di predizione è? Mi suona molto come una stronzata inventata dai predi per dire no, l'ha voluto lei. Miracolo, sì, infatti. Eh, ma questa cosa l'hanno detta, palesemente per pararsi il culo. Ha predetto, ha predetto la sua data, ma è morta il giorno dopo. A mezzanotte. A soli 24 anni. Successivamente, eh, dopo morte la morte della ragazza, gli e genitori. eseguita anche un'autopsia. Che rivelò le cause della morte, debilitazione causata dal malnutrimento e anche dal disidratamento. Pensate eh, un po'. a, a come l'hanno tenuta, pensiamo un po'. ormai la ragazza, in quel periodo, quando ormai, diciamo nell'ultimo periodo della sua vita, pesava soltanto 30 kg. Una ragazza di, 20, di 24 anni, 30 kg. Quindi era davvero messa parecchio male. E quindi le cause eh, della malnutrizione non furono malnutrizione o comunque disidratamento, dato che, come vi dicevo prima, la ragazza si rifiutava sia di mangiare che di bere. Secondo gli agenti che eh, cominciarono ad investigare in tutta quella okay, faccenda, la ragazza poteva essere indagini. salvata: poteva eh sì. essere salvata attraverso l'alimentazione forzata, quindi bastava qu portarla in un, un centro apposito, quella tramite flebo, e proprio per questo motivo, sia i genitori che il prete. Furono accusati di omicidio colposo. Eh, sì, Ad è, è stato esattamente quello, non è un fatto inspiegabile. Addirittura nel marzo del Ad 1988 venne aperto un processo vero e proprio che si concluse proprio con l'accusa nei confronti dei genitori e del sacerdote. E furono condannati a sei mesi di reclusione. Solo, solo sei mesi di reclusione. Qualcuno nasce radicato nella realtà, ancorato alle forme degli oggetti. Ne... L'hanno ammazzata torturandola, questo è successo Solo sei mesi di reclusione gli hanno dato Pensate della storia di Annalise Pensate che in questo caso sia soltanto una malattia psicologica Pensiamo che la religione è pericolosa a, a certi livelli hanno ammazzato una ragazza, torturandola. I genitori e gli esorcisti, convinti che fosse posseduta da entità che esistono solo nella loro testa, hanno ammazzato la figlia. Questo è successo, eh, Esatto. Qui ci voleva l'audio. Ci voleva, ci voleva eh, Si, stiamo chiudendo. Che bel fermo immagine, ma basta, Mo volevo, eh? Mo' valevo. Serenca, eh, eh? No. Eh, io avevo fatti morire di fare. Ho tre in cella. Inducendo. Ah, me... Non è proprio uno stato di diritto quello che ti scrivi tu. Pensavo che fosse circondata da malati. Sì, sì. Va bene, figlioli. Con la tristezza nel cuore, eh... Ah, è vero, perché abbiamo sbloccato Momo. Momochetto? Momo, Dai, che è finita la live, Momo. Eccola, eccola. E bacino, guarda, c'hai tutti, tutti i capelli spettinati <ride> cioè, cioè, Fate da vedere Dammi da 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 un Dame Dammi da un Povera da È tutta disturbata Ma non si vede Eh vabbè, io non è che la posso forzare no, Allora vede. figlioli, io vi ringrazio a tutti per la compagnia Vi ringrazio per il supporto sì, sì, Siamo a 175 battesimi su 200 Io non so se ce la faremo domani Domani è l'ultima live di gennaio in cui abbiamo dei, dei nuovi viaggi nel tempo da sbloccare con Lib. Inizialmente rimetti un fermo immagine di Zerenka. Allora, restate perché andiamo a fare un ride. Se restate per il ride, vi beccate 250 punti. Canale eh, Nostra Signora so, Andiamo a vedere a chi fare il ride prima di chiudere. Così vi fate un po' di punti. Vediamo allora, un po' qua. Dashboard. Chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo per il ride? Tra ta 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 ta. Ci abbiamo Anna. Andiamo da Anna. Sono nata la sveglia delle sette e mezza. Andiamo a, fa... andiamo a, fa... andiamo a fare un saluto ad Anna. Eh, niente, Maratona. Meno male che non mi ha invitato. Esatto. Dipenderà da uscire, voi. Dipenderà sciuto, da Gesù voi. Se riusciamo a raggiungere i 200 battesimi. 6 febbraio. Alle, all una, all una alle 13 partiremo con la maratona estendibile. Ma vedremo, vedremo ci riusciremo. Non lo so, non lo so, è una prova. Al massimo, ci riproviamo a febbraio. Eh, figlioli, grazie a tutti per la compagnia, grazie per il supporto. Restate per guadagnare punti canali. Restate per il raid. Andiamo a fare un saluto, ad Anna. Eh, domani sera 25 anni fatti, domani sera 25 anni che vuol dire 25 anni? 25 anni fatti, ah. mamma mia, 25 ah. abbonamenti. Per ah, domani sera 25 abbonamenti. abbonamenti. Ah, beh, beh, è vero, è vero. Non ce la faremo, non ce la faremo. A meno che qualcuno non, ha, non è di manica larga o ha, la o ha preso un'eredità all'ultimo all momento, magari usciremo. Allora figlioli, grazie, grazie davvero per il supporto, grazie per la compagnia, invece grazie, te, grazie per essere qui tutti insieme ogni volta che abbiamo un appuntamento. Ci vediamo domani sera alle 21 con Lib e mentre chi è appassionato dei videogiochi Massa mi troverà su Project Zomboid in RP. Domani sera tra l'altro fa partire il ride niente, ve posso dire più niente. Alla prossima, ciao, grazie. Non mi finire. Ciao. Non mi finire.